Thank <laughs> you. Ed eccoci qua, benvenuti a tutti quanti, buonasera, come state? Avete pranzato... Scusate, mi sono andato a mezz'ora. Come state? Avete, ave, avete cenato? Comunque, riprenditi tanto Sara, fammi sapere come sta. Io purtroppo presso i telefoni ci sto poco, rispondo relativamente tanto poco, però quando mi ricordo rispondo. Allora, ti sei svegliato? Perché non hai continuato a dormire? Comunque, ragazzuoli... Stasera si inizia il lore through di Dark Souls, mamma mia quanto sono felice E di che, figurati Però, prima che iniziamo Io vorrei sentire il vostro parere su quello che sta succedendo con Unity Devi andare a rubare auto Tut Ah, è vero, sono viste tutte le ore, in realtà sto a lutto Allora Sol, come stai? Benvenuto allora, ah, praticamente, non so se voi siete al corrente di quello che sta succedendo con Unity, cioè proprio il programma che io usano per sviluppare i videogiochi alla fine. E... Esatto, per Unity. Praticamente, che succede adesso? Unity mi pare da gennaio vuole mettere una tassa eh, per, secondo la quale in base al numero di download e a quanto frutta il gioco che fino adesso si sa se il gioco porta 200.000 dollari e supera i 200.000 download parte questa tassa, che sono circa 20 centesimi circa mh, per ogni download, e quindi sì, sta succedendo praticamente il putiferio, perché significa che la, cioè gli sviluppatori arrivati dopo i 200.000 dollari di guadagno e i 200.000 download devono pagare praticamente una tassa assurda a Unity, il che è una gran cagata, sì. Well, I you playing today we're going play Dark Souls 1. I'm going to go through the lore through so I'm going I'm going to get the, the story of that game as well. Esatto, non vuol dire un cazzo. La gente si sta lamentando tant'è che, ragà, ci, sta, ci stava un Twitter pomeriggio, un, un tweet pomeriggio di Cult of the Lamb rispondendo a sta cosa dicendo "Scaricate il, mio, il nostro gioco adesso perché il primo gennaio lo togliamo". che, che gran cagata. Cioè se i giochi in unico di più. Esatto. Esattamente. In più hanno fatto che uh, se sei uno sviluppatore indie la tassa non verrà data a te ma al tuo, al tuo publisher. Quindi che ne so se Microsoft ha una casa di sviluppo piccolina, cioè una casa di sviluppo indie, che pubblica un gioco, sarà Microsoft a dover pagare quella tassa. Esatto, che cagata. Esattamente, solo. Ma sicuro? ma Perché no non ha senso. Comunque, grazie mille per il follow, Sara. Non, non mi è partito l'alert, Ma. Boh. L'ho vista adesso dal feed, scusami. Va benissimo fino a che. Penso fino alle 11 circa stasera. Tu fai buona cena, mangia tanto e riprenditi. Comunque, non è che no, altro sì, ma sicuro Cioè io quando ho letto sta notizia oggi non ci volevo credere Mi dispiace, però è una, è una cagata Nico, ciao, benvenuto, come stai, come stai? Stiamo parlando un attimo del fatto di quello che sta succedendo con Con Unity Che adesso vuole mettere una tassa sugli sviluppatori in base al numero di download che ha A dopo, ciao Sara In base al numero di download che riesce a portare Ai dindi che riesce a fruttare, quindi... È un po' una gran cagata. Però pff, vedremo. Ah, che poi la sapete la cosa bella, è che questa tassa non si applica a programmi o giochi a, a scopo educativo o di gambling. Quindi se sono cose per giocare d'azzardo. Non, non gli viene applicata sta tassa. Boh, cioè di ditemi voi che cosa significa. Perché io veramente non so perché hanno deciso di fare sta cosa. Gaccia sugli unit e si va. Eh. Ma i gaccia vengono considerati gambling? Effettivamente. GTA 6. Scopo educativo su cosa non fare in giro. In teoria sì. Eh. Tutti i giochi story driven verranno programmati con... Non lo conosco questo solo. In teoria, no, in pratica lo sono, vedi? Vabbè, non lo so sta cosa. Cherry, ciao, come stai? Benvenuta. Com'è andato il terzo giorno di scuola? Te leggi apposta per i gacha? Prima erano... Ah, vedi, ok. No, non hanno detto nulla riguardo i gacha, quindi non penso funzioni anche per loro. E vabbè, questo, questo è. Poi un'altra cosa che vi volevo dire, scusate mi sto mettendo comoda, mi si sta smontando il, il ginocchio. Nelle le casse d'opera c'è cioè per la storia del gambling. Davvero? La, non, sta cosa non la sapevo. Mi prende proprio alla sprovvista, Nico. Mi fa, mi fa piacere che è andata bene. Io, io sto bene. Sto qua me la sto chillando. Mi sto girando troppo. Aiuto! Sono tornata. E Comunque, ragazzi, vi confermo anche che domani ci sarà in Nintendo Direct. E ci sarà alle 4 di pomeriggio, ora italiana. Quindi, se siete interessati, potete andarla a seguire tranquillamente. E poi non lo so, oggi non c'erano grandi, grandi notizie in giro. Oh, lei. Hai cenato, Jerry, come stai? E poi che altro posso dirvi? Niente. Oggi è stata una giornata molto, molto, molto piatta. Onestamente io non ho fatto altro che fare grafiche e disegnare. Quindi raccontatemi un po' la vostra invece. Ditemi un po' cosa avete fatto di ballo oggi. Io attendo, anche perché raga... Cioè, io ho i due modi giocare lui. Io non so che cosa li sbatteva alle luci! Cioè, io facevo casino, e quelle si illuminavano di più. Io, una certa, mi sono seduta presa per il culo. Hanno intervistato Federic Non parlare di Federic con il signor Carboniglio che si triggerà malissimo. Staggendo Twenty Century Boys, lo devo leggere anche io, Twenty Century Boys. Hype Super Super Mario Wonder e Super Mario RPG. Dici che ri Ripropongono questi giochi. Federic merda, è sudato. È arrivato. Vabbè, dai, il suo odio è giustificato. Quello del signor Carboniglio. Non gli posso dire niente. Quindi nulla di nuovo. Si sì, fattura duro per portare la a casa. Eh, 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 immagino, Sly. Tipo il ban di 250.000... Persone su Overwatch. Perché c'è stato sto ban? Vai, vai, oh, mi state... Mi state dando roba a Juicy su Overwatch oggi Ero rimasta proprio indietro su quel gioco Fai bene, Jerry Goditi stiani fino a quando non devi fare un cazzo niente a casa eh. Cioè Person tranquillo Super, buonasera a lei, come sta? Benvenuto, benvenuto Stavo parlando un po' di cose in generale Com'è andata la tua giornata? Mo stavo chiedendo un po' in generale Perché la mia, ripeto, non ho fatto niente Non ho fatto altro che fare grafiche e disegnare oggi Quindi... Fate cazzo niente. Mi abbeverò un attimo, bevete anche voi. Minchia se, cioè, se hanno bannato 250.000 persone tutti di un colpo per tustici che hanno anche fatto qualche upgrade a, um, alle community guideline. Io sapevo che comunque adesso c'era la cosa che se uno citava su Overwatch e veniva beccato. Anche le persone, oh maestro Sugo, grazie per il follow e benvenuto. Ma io ti conosco. Io ti conosco. Il tunic non mi è nuovo, perdonami. Se mi dici, sei che mi hai beccato in qualche altra chat, mi fai un grossissimo favore. Forse dal chirurgo, non mi ricordo. Però non mi è nuovo il tunic, perdonami. Ho veramente la memoria da pesce rosso. Togliamo con le mani nere di grafite. Ma purtroppo uso la tavoletta, non me le sporco le manine. Ma vuole spacchettare il Signor Sol? Certo che spacchettiamo. Mi dica, rosa o celeste? Vada, mi, mi scelga il colore che, le, che, che più consono a lei. E che stavo dicendo? Ah sì, che praticamente se beccavo uno a cittare su Overwatch, praticamente anche chi era in parte con lui veniva bannato. Celeste, va bene. Vuoi uno casuale o ne vuoi uno specifico di pacchetto? A posto, tutto sta tutto, tutto, tutto a posto, niente, non è successo niente, non si è rotto niente, fortunatamente, ok. Sì, ho le mani di burro. Non, non, non penso se continuiamo così. Allora, andiamo. Ecco qui a lei. Cos'era quel rumore? Ho, ho distrutto mezza scrivania, però va bene così. Allora, sì. Non lo so, ne sta avendo visto la possibilità di fare? O fare. Ci, ci sta, ci sta. Va bene, dai, prendiamo uno randomico. Andiamo a destra, prendiamo questo al centro. Le, le piace? Le piace questo pacchetto? È tutto suo. Vediamo un po' cosa ci darà il pacchetto blu quest'oggi. Ah, smr. No, non l'ho capito perché si accendevano con rumore. Ah, no, certo, ho iniziato a spammare il tasto per riaccenderle, hanno, funzionano, però prima non capivo perché andavano con rumore. Era bellissimo. Allora, la prima. La prima che in realtà era la seconda. Non la conosco minimamente, ma mi sa proprio di anime vecchio generico. Oh, è solo a me. Però è Olo. C'è Eula, uh, già l'hai vista? Ah sì è vero sta sotto. Questa è bellissima. Bellissima l'arte di questa qui. Vediamo se dietro riesco a capire di che cos'è. Niente, adesso scritto tutto in cinese. Faccio Vabbè, ci siamo spolerati anche Eula. Bella l'arte. Bella bella. Me la metti a fuoco per favore, grazie. Guarda che bella. Sì, sì, sono fatte molto bene. Ma anche, anche la qualità della carta in sé è fatta molto bene. Poi avevo visto una di Pokémon sotto. Yes. Ok, questa qua è di Pokémon, questa la riconosco. Metti a fuoco, Blaze. Grazie. Hai fatto o no questi 27 anni? Boh. Chi lo sa se li ho fatti già o meno. Vai, la prossima. Questa qua mi sa di una sorta di Pretty Cure, comunque è una Mao Shoujo, però non ho idea di chi sia. E andiamo con l'ultimo. Che, raga, non ne conosco mezza, a parte Eura, mi dispiace, sono so stata molto ignorante quest'oggi. Harry, ciao! Ho due esami di musica la mattina, perfetto! Domani mi devi far sapere come vanno, per adesso ti auguro un grandissimo bocca al lupo. Sì, sì, pro proprio loro. Signor Carboniglio, non penso esista qui Lawrence. Mi dispiace. L'ultima Noplus, la, la, la conosci? Carina lei. Vedi, ah, vabbè, almeno, almeno una ti è andata bene. Quindi è contento del suo pacco? Io lo sarei anche solo per Eula. Perché... Quando più è l'arte che è fatta molto bene. Mi piace tanto, tanto. Poi c'è tipo un effetto. Non so se riesco a farvelo vedere in cammo. Ma c'è tipo un effetto tutto. Eh, vedete, in luce si vede. C'è tutto questo effetto. Anche è, be è bello, è fatta bene, sta carta. <ride> Vabbè, oh, può darsi anche che non lo è. Ah, posso, mi, mi, mi fa piacere, dai, mi fa tanto, tanto piacere che sei soddisfatto. E quindi il pacchetto di oggi è andato. Grazie mille signor Sol per averlo riscattato. Torniamo a noi. Venite qua. La vedo la coscia, tranqui. E, e, aspetta, ma era per la carta di Eula. Ah! Ossia, ok, ho capito adesso. Anche oggi non ho piedini 0 su 10. Eh vabbè, è che si vuole che si vuole fare? Sono, sono abbastanza fiduciosa che morirà il meme dei piedini prima o poi. Io, io, io festeggerò quel giorno. Attenderò. E comunque sì, mi dispiace, signor, signor, signor Sly. Apprezzo il tentativo, ma non saprà mai il mio, il mio compleanno. Cazzo, Radagon è il boss finale. Fudge. Capito. Vieni cappuccino, vieni qualunque altra Oh, cappuccino non so nemmeno dov'è. Ah, ok, io appena l'ho nominato si è messa a grattarsi, quindi... Vabbè, raga, che dite, iniziamo. Andiamo a giocare a Dark Souls. Che dite? Ci state? Tanto riuscito io, come ne frega a me di quello che volete. Ok, cambierò titolo alla live perché posso. Faccio così, faccio così, faccio dark souls, show. Soul, soul, soul. giovine dark souls remastered, pubblico, eh. ditemi se aggiorna tutto quanto, per favore, quando le femministe, dare in spiaggia, nooo, tappo, nice, ok, togliamo qua Cazzo, io c'ho il, il gioco in inglese... Da, 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 datemi un secondo, mi sono scordata di questo piccolo particolare. Che dovevo metterlo in italiano il gioco. Sapete un'altra cosa che mi dovete dire? Come si vede la live? Perché ho provato ad alzare... Ah, la puzzola. Ho provato ad alzare un attimo il bitrate di, di, di tutto in modo di settarlo È effettivamente per almeno il minimo di 1080 e vedere un attimo come si sarebbe visto il tutto. No, gioco la remastered. Gioco, mi sarebbe piaciuto sulla prepertura, ma mi sono pr praticamente scordata di settare tutto. Quindi andremo a dire Mastered. Proprietà In Generale E, eh, Lingua! English, I ditalino. A posto We did it. Il Marching signor Palin! Come sta? Benvenuto benvenuto. Lo so che è sempre bello. Grazie mille Banda Namco per ricordarmi che ho una faccia. Uh, dobbiamo giocare, vero? Quindi devo switchare per la cosa per giocare, no? Qua togliamo questo, qua mettiamo qua, facciamo papapà. Pa. Tis. A posto, funziona tutto. Mamma mia, che ansia ogni volta che devo switchare tutto. Mi sono scordata di attaccare il controller. Scusatemi un attimo. Ehi, hey, devo solo inserire l'USB. Ce la posso fare? Non ce la posso fare. Aiuto. Ma... Che palle che mi devo alzare per collegare un USB che ho 20 centimetri, ma porca puttana. E l'ho fatto anche for first try, in tutto ciò. Prossimo, stelle e le gambe. In che in... Aspetta, ah, ok. Minchia. Dai, però ti sei divertito, no? Allora, ragazzuoli, io ve lo dico da adesso. Io ho un personaggio. Puoi creare fino a un massimo di 10 personaggi. Uh, perché c'ho un, un PG che si chiama 111? Ah, poi abbiamo Puri Merda, Squanci, Chad. Abbiamo ok. Si, sì. eliminiamo, Paggio. Ma, so ma assolutamente no, Aloysius. Crea un Kiro. No, purtroppo non posso, Harry. Perché praticamente io ho un PG che ho deciso che sarà il PG che useremo per tutte le Lord True. Che sarà Tara, che era il mio vecchio PG su, D&D. di Oggi ho fatto anche la thumbnail, e ci sarà da lei. Ma la citazione è Dark Angelcraft. <ride> ma io mi scordo di avere la mod di 2B è quello il problema. No, ma ci stava, eh. Cioè, perché puoi ben vedere quanto sono... Cioè, sono seri i miei personaggi. <ride> non lo so, ragazzi, sono, sono affezionata a tutti. Però Squanci è quello che ce la faccia più antipatica, secondo me. Però questo qua in fin dei conti, c'ha soltanto tre, nemmeno tre ore. Sì, sì, si chiama Chad ed era la run solo pugni, Togli KFC che un po'. Ma dai, ma perché? No, in realtà. avevamo fatto la run. Io KC e il signor Revolver. Cioè aveva... Che c'avevi, signor Revolver? mio è il più basso di livello e eh, mi sa che è Dark Angel. Eh sì. Vai. Allora, il nome lo sappiamo, è Tara. Sesso no. Ah ok. Classe... Eh, che classe la facciamo? Perché è pelata? Il volume del gioco è basso basso, io ve lo faccio alto alto il volume del gioco. Tenete. Com'è? Posso buttarlo anche al massimo. Ma Noisius, ma io ti ho salutato o sei appena spawnato? Cosa farle fare? No, è quello il problema. In realtà mi sa che andrò di più romande per il semplice fatto che alla fine la classe è più. un po' più rotta. Mi posso godere di più il gioco senza doverci bestemmiare troppo. Discriminatoran, no, non ce la vedo Tara versione, versione nuda. Leggi bene le descrizioni di ogni cosa qua, che non le troverai mai più. Addirittura, ho oh, quella lo stregone, ma direi piromante. Se devo scegliere tra i due, cioè, quando più anche a livello di forza di build, non lo so. Il piromante mi sembra, mi sembra. con la quella uh, più, più adatto. Grande per one shot appunto? Allora, guerriero, leggiamo le descrizioni, ragazzi, perché questo qua è un lore through. Devo scoprire effettivamente di che cosa parla questo gioco. Quindi allora abbiamo il guerriero, guerriero impavido, esperto di armi, buona forza, destrezza. Una E la faceva schifo. Cavalieri di basso rango, buoni PV, armatura solida. Viandante se... Piandante <ride> senza meta, armato di scimitarre, buona destrezza Ciao Danny, buon lavoro Se poi finisci noi siamo qua, ok Almeno penso io per le 11 penso di staccare Un bacio Forza E destrezza nel boss fin Cazzo, sly ieri... Sì, ieri mi è esploso internet E internet mi è esploso anche oggi, poco prima di iniziare la live Quindi spero che non rompa almeno oggi Ladro, ladro spietato, buoni attacchi critici, con chiave universale. Bandito, bandito selvaggio, buona forza, impugna un'ascia da battaglia. Cacciatore con arco, se la cave in mischia, non pratico di magia. Stregone della scuola del drago di Wilhelm, lancia stregoneria. Romante della palude, usa un'ascia e incantesimi del fuoco. Chierico pellegrino, impugna una mazza e usa miracoli curativi. Discriminato, un vero enigma, armato so soltanto di clavo e scudo di legno. Almeno, dai! Ciao Grimmo, come stai? Benvenuto! Addirittura, Danny. Mi fa piacere tanto. Sai che però effettivamente il ladro sarebbe buono per il semplice fatto che starta in automatico di chiave universale ci potremmo prendere le bombe per fare il, uh, il demone. In modo che poi il demone mi droppa anche l'arma e posso leggere la descrizione se la descrizione è una cosa che effettivamente vale fare tutto sto casino. Yes. Signorina ti ricorda davvero? Che cosa Harry? Cioè quindi vale... Cioè quindi la descrizione dell'arma della... del primo boss vale la pena farmi fare tutta questa cosa? Vanno lette anche se stupide, quindi devo saltare per forza ai ladro. Non saprei dirti se il gioco vale la candela. No, Danny, no! Non lo so. Questa la lasciamo per dopo. Nel frattempo, do, dono. Nessuno. Benedizione divina. Acqua santa divina. Ripristina completamente il PV e lo stato. Bomba ince oscura. Vabbè, bomba incendiaria oscura. Se lanciata, esplode al contatto. Più letale delle normali bombe. Umanità gemelle. Spiritello chiamato umanità. Si può trovare sui cadaveri. Binocolo. Usato per scrutare in lontananza. Pendente. Un semplice ciondolo. Ma i cari ricordi confortano in un viaggio. What? Chiave universale Apre tutte le serrature e base equ, Equipaggio Equipaggiamento Martina Iniziale del ladro Anello tribale Anello tribale speciale Se indossato aumenta leggermente i pv Anello della strega Dono di una, stre, di una strega Dico anello Nessun effetto particolare Quindi che faccio raga? Che mi dite? Aspetta, ma tipo, sì, io vado. Uh... Volto, ecco. Ah, vedi, ci stanno anche le descrizioni qua. Cioè, io proprio. Ho giocato a sto gioco, ma in realtà non l'ho giocato. Volto molto comune. Volto comune nel Delta. 5 dita? E eh, che è mossa cosa? Porto bello e raffinato Comune ad Sora. Le mente distinte e intelligenti Ma oggetto di insu... Aspetto comune di... Sorolund Nota per i le suoi leali chi... Le... Che? Ma che sono tutte queste. Ma che sono tutte queste cose? Tratti giovanili di Katarina, Note per le feste... Per... per le festità... Tagli... Beh vabbè Catarina si sa tratti inquietanti associati al Conte di Karim Molto riflessivo e maturo comune nella storica zena volto degli eretici alla vabbè grande palude e spesso vinti nei pre pregiudizi vende le terre orientali con occhi a mandorle e labbra fini ma come non ti aveva spiaccicato pure sul titolo? Aspettate che mi sono persa qualcosa della chat, one second! che, 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 che cosa? Eh sì, la, la, il piromante. Mo, mo' decidiamo tra piromante e ladro. Puoi vedere le armi sulla remastered? In che senso puoi vedere le, le armi a gratis? Sono tutte regioni. Il celebre conte di Karim Musa! What no raga, io vi giuro, queste qua sono cose che io non ho mai sentito in vita mia riguardanti sti giochi Gianni Quali giocando solo perché da Dark Souls non sentirei quasi. Ma è eh, appunto infatti non li ho mai sentiti nominare. Va bene, classe, Raga, sceglietemela voi. Piromante o ladro. Fate, fate, fate voi. Vabbè. Eh, qua dipende da cosa prendiamo. Fisico va bene, la facciamo snella. Perché Tara è snellina Volto Ti ha questo proprio Ti astora Capelli Ci saranno dei capelli simili a quelli di Tara Mi sa proprio di no Mi sa che andremo di, di crocchia Perché gli altri mi fanno abbastanza schifo Piro mamma Craftarle per leggere le iscrizioni alle anteprime del. Ah, è vero! Le chiavi le trovi? Niente piccoli? No, niente piccoli. Perché qua stiamo facendo il lore through. E il personaggio dell'or through, a parte per Bloodborne, sarà sempre Tara. Piromante, va bene, andiamo di piromante. Oh, no! Allora, mettiamo. Mettiamo. Che mettiamo? Chiave universale o bomba incendiaria oscura? Se vuoi prendere l'anello della la strega, questo. Lì. È vero, io non ho mai preso l'anello della strega. È molto importante a livello di lore. Perché, raga io veramente da lore non so nulla. Ora cercare il personaggio. Mi crea molto scarica Ho preso Pepang. Eh. Possono trovare in partita anche l'anello della strega. Eh, perché su Bloodborne già avevo fatto una run con Tara, quindi là ho fatto direttamente Mmm, Sono indecisa. Può essere, sì, ma puoi anche prendere una manna in game se non lo prendi ora. Quindi adesso che mi conviene prendere? Andiamo di chiave universale? Bombe, andiamo di bombe. Ma scusa, ma il piromante non parte con l'arma? Con la cosa della piromanzia? Si, sì, la facciamo giovine lei? Modifica dettagli, viso. No, vabbè, ma... Ok, forse avrei dovuto fare il personaggio prima. Decisamente. Sono talmente abituata a fare i personaggi a cazzo che mi ero completamente scordata di quanto potessi personalizzare anche su Dark Souls 1. Per quello non servono le bombe. Tipico primo episodio di Sabbath. No, grazie, sto bene così. Guance, no, vedi, ok, sì, altezza sì, che mi stanno un po'... Oh, vedi, così già è più carina. Ecco, guance. Facciamo, la facciamo un po' a futella lei perché... Perché paffutella è bello. Ma eh, va bene così, raga. Va benissimo così. Servirebbero comunque le bombe. Quindi prendo le bombe. Oppure startiamo con ladro, ragazzi, ci prendiamo le bombe. E siamo, e siamo a posto. Proviamo a prendere le bombe. Altrimenti puoi prendere le bombe. Puoi cambiare le bombe. <ride> allora. Facciamo così, prendiamo il ladro. Diversa l'arma che droppano è inutile a fini della lore sette se prenderla o meno. Eh. Qualcuno ha avviato Portal dalla mia lista amici. No vabbè, no vabbè, qualcuno gioca ancora a Portal, sono felicissima. Che bello che è Portal, ragazzi. Cioè se volete qualche giorno vi faccio proprio la lore completa dei, di, 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 di Portal, l'altro che è Michele del deserto. Non lo so, raga, mi avete confuso ancora di più, onestamente. Ma scusa, ma il piromante appena iniziato. È, non c'era la, la fiamma del, della piromanzia per tirare roba? Sì, Danny, è il mio gioco preferito in assoluto, Portal. No, e che cazzo si chiama piromante a fare? La puoi, la puoi prendere anche dopo ore di gioco. Come la fai a prendere quell'arma? Scusami. Eh, ma quella là è sicuramente è una di quelle cose che prendi dopo, quando schippi il primo boss. Grazie Danny. Chi, chi, chi è? Mamma, ciao! come stai? Benvenuti, benvenuti a tutti quanti. Fabio, grazie mille per il follow, fate come se fosse a casa vostra. Stavo appena iniziando il lore through. e i ragazzi mi stavano finendo di far impazzire su cosa scegliere per startare. Comunque io mi sento super in colpa perché sono qui a lurcare senza... Ma tranquillo, guarda che i lurk vanno benissimo comunque. Tutto bene fratelli, tu come stai? Benvenuto Grazie per la presentazione a Signor History Siete sempre benvenuti voilà. signor... Do... anzi, Dottor Wells, benvenuto Scusa, ho gli occhi che non mi funzionano Buonasera a te Fabio, come stai? Vabbè raga, quindi, quindi andiamo così? Iniziamo così? No, Danny, non si fa. Non, non si, si fa, non si dicono. Tutto bene, grazie. Chiave misteriosa. Vado così? Vai, fanculo. Va bene, fanculo. Ci, ci piace così. Vai. Iniziare il gioco con questo personaggio. Al massimo, raga, lo, lo rinizio e si fa subito. E adesso. In the age of anciens, the world was unformed. Shrouded by fog. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light. e found È vero tra poco ci sa proprio lui, raga Guardate che bello! Madonna, perché l'hanno dovuto fare così cretino? Quanto è ballonito di design, raga? Ditemi quello che volete. Of chaos. Che poi tu Lui re re ma almeno un po' i capelli e la barba Se la poteva rifare Mi sa che è sbagliato il gioco Però sia, siamo lì casa, grazie mille per il follow benvenuto, come stai? non smetterò mai di farmi ridere Will fade and only dark will remain. Even now there are only embers, and man sees not light but only endless nights. And amongst the living are seen. Ok, ci siamo. Mi casa, grazie per il follow. Benvenuto. Benvenuta. Scusami se ti rispondo adesso. Stiamo parlando dell'ortro, quindi devo prestare particolare attenzione a tutto quello che mi capita sotto mano indeed Dov'è il controller? Vieni qua. Come stai comunque? The undead are and Non penso per il momento, Danny Esattamente Show me my husband Infatti ho detto benvenuto o benvenuta Quindi va bene, è un benvenuta Got it. Come stai? No! Va benissimo, grazie per il lurkino history e grazie mille anche per il raid Scusami se ho prestato poca attenzione Veramente, hai beccato proprio il momento in cui dovevamo iniziare Quindi io ti ringrazio tantissimo del lurk dell Unica cosa, dimmi come è andata la live, che cosa hai portato di bello oggi e poi... Ti... ti... ti, 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 ti libero, ti scarcero La cosa nell'opening, i draghi non si estinsero, semplicemente sarebbero la peggio contro l'esercito dei lord uh, ok Chiave della Cerra dei sotterranei. Benvenuto. Allora, cioè abbiamo già da leggere un po' di cose. Il segno scuro, il cristallo nero della separazione. Cioè abbiamo un bel po' di roba da leggere. Però ho capito, io una cosa che non avevo mai notato fino adesso è il fatto che comunque la brace viene effettivamente citata già dall'intro. Quindi già un po', una mezza idea di cos'è la brace, una persona se la potrebbe fare. Saranno un po' di libri antichi. Sì, ho visto che ultimamente ne stai restaurando un botto. Ogni tanto vi metto il lurk Sì, infatti, Danny. Danny cioè, io. Ma, tipo, ma vi posso far vedere una cosa? Per farvi capire che io ho cioè, i mod migliori del, dell'intero pianeta. Allora, visto che i miei mod. cioè, proprio i sorso sono un genere che gli piacciono. Sanno lore e tutto quanto. Così come hanno fatto con Bloodborne uh, Allora praticamente c'è il signor Cecio Che mi ha fatto un plico per aiutarmi Con tutta la lore di Bloodborne Questa volta anche il signor Revolver Mi ha dato una grandissima mano E ha fatto un documento Con tutte le varie traduzioni Gli errori di traduzione Cosa dovrebbe significare in giapponese Come l'hanno adattato uh, Un consiglio per lavare il mio gatto dal cazzo In modo che posso giocare senza dargli troppo puttolo Alla finestra <ride> Vabbè ma tu stai sempre qua presente Quindi apprezzo tantissimo Vabbè lasciate stare Questa cosa che stavo vedendo Allora questo qua è tutto un plico Cioè almeno la prima parte Che si è preso lo sbatti il signor Ceccio di fare Ma guardate scusate, Anche il lavorone Che mi ha, fa... che mi ha fatto il... Il... Vabbè mo... mo qua si è sfanculato Ti giuro da telefono si vedeva bene e Cioè che... che cosa è andato a fare cioè, ma porca puttana, raga. Io, io. Io come dovrei reagire davanti a ste cose? Che la gente si prende tutto sto sbatti? Poi ripeto che la clip mi è venuta male. Quindi, niente, raga. You shout out al mio mod. Poi. Se loro vogliono, a me piacerebbe tanto anche metterli sul server, fare un canale a parte. Così se qualcuno vuole farsi un loro stream, raga, comunque c'hanno un, un aiuto da parte dei miei mod assurdo. Sì, 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 no, i mod, cioè, i miei mod, i miei mod glielo succhiano. No, aspetta, il contrario, dovrei, avevo, avrei dovuto dire il contrario. Vabbè, avete capito che siete i migliori, dai, su. Adesso, esatto, cioè, hanno fatto un lavoro eccelso. Ma come no? <ride> ok, riniziamo, riniziamo, riandiamo, riandiamo. Non ci incischiamo. La Selen può leggere la, la parte intera sul documento. Scusa, che cosa? Zeppola, no! Allora, iniziamo. Come si legge? cristallo nero separazione era sempre il simbolo di, co di commiato. Il cristallo nero è garantito ai non morti banditi. Il cristallo rimanda i fantasmi alla propria casa O ti riporta alla tua Se intendi instaurare relazioni solide Fai attenzione all'uso volubile di questo oggetto Ok quindi praticamente Era una cosa che il cristallo nero C'avevano a prescindere i non morti Però quelli i banditis lo banditos Segno oscuro e segno oscuro indica oh. ah! Che cosa è successo agli, agli alert? Simona, grazie mille per la sub. Che cosa sta succedendo? Mi sono spaventata tantissimo. Ma cosa? Ah, ma perché c'ho gli alert. Ragazzi, ho gli alert di YouTube con Streamlabs! Cioè, qualcuno si è iscritto al mio canale YouTube e mi è arrivata la cosa. Non la sapevo, ragà, vi giuro, non sapevo che ci avesse questa funzionalità Streamlabs. No, no, non no, la scusatemi. Stavo dicendo Focus, cheat. <ride> Il segno oscuro indica un non morto maledetto. Coloro macchiati da esso ritorneranno in vita dopo essere morti, ma un giorno perderanno il senno e diventeranno esseri vuoti. La morte attiva il segno oscuro, il quale riporta il suo, il suo portatore all'ultimo falò in cui ha riposato, ma al prezzo di tutta l'umanità e tutte le anime. Ok, quindi. Non quindi già mi stai dicendo che effettivamente non tutti i non morti hanno il segno scuro. Potrebbe essere una cosa... Potrebbe essere giusta come cosa, perché se mi specifichi un non morto maledetto, potrebbe essere... Cioè, nel senso, uno poi mi schiatta diretto e non c'è il segno maledetto. Però, se, diventa... se uno schiatta diventa un non morto, diviene automaticamente il segno scuro? Oppure è una cosa che sta in toto, tutti in realtà non muoiono diretto? Ok... Vabbè, ah chiave universale. Questa chiave universale apre qualsiasi serratura a base. Strumento indis indispensabile per i ladri. Tuttavia, nelle terre maledette dei non morti, molte porte è meglio lasciarle chiuse. Chiave della cella nei sotterranei, che è quella che ci ha lanciato il mio ausbando. Chiave dei sotterranei del rifugio dei non morti settentrionale. Senza dire una parola, un misterioso cavaliere lasciò un, la lasciò un cadavere nella cella. E questo aveva addosso questa chiave. Chi era quel cavaliere? Qual era il suo obiettivo? Anche senza risposte bisogna comunque proseguire. Palla di fuoco! Un marchio che non tutti hanno, appunto, sono i non morti maledetti da esso. Ok. Thank you. Ciao Khost! Tutto bene? Tu come stai? Benvenuto. Magia comune i poromanzia della grande palude. Scaglia una palla di fuoco. I danni infuocati causati dalle palle di fuoco la re... le rendono efficaci contro le. Best! Contro le bestie corporee non morti che temono le fiamme per natura. Non sapevo che i non morti avessero paura del fuoco. Hmm. Che, che scuola fai, Ghost? Va benissimo, buona pulita. Quando voi siamo qua, Danny. Grazie mille. Vedete, attraverso la saliva. L'essere di questa spada perduta è stata ritrovata nel, è stata trovata nel rifugio dei non morti. Leggermente migliore del, delle sole mani nude e sconsigliata per l'uso continuato. Ok. è meglio cercare presso un'altra arma. Sarà fatto. Ok, questo ce lo dobbiamo leggere tutto il set. Giusto? L'appuccio indossato dai piromanti della grande palude, sebbene apparentemente lacero, è in realtà piuttosto resistente. Le vesti dei piromanti offrono una discreta protezione contro il veleno, il fuoco e le altre forze della natura delle terre selvagge in cui vivono. Veste indossate... Ma... Manchette indossate piromanti... Vabbè, è dai piromanti... Vabbè, uguale sia di indossare i piromanti della grande palude. Ok. S Secondo noi... Ah, ok, dai, bello. Girano con le... Esatto, non ha senso. Apriamo. E la nostra avventura ebbe così inizio. Visuale. Ma effettivamente, scusate, hanno paura del fuoco. Ma vanno girando con. con le torce. Non ha senso. Quindi questi qua sono i non morti maledetti perché hanno il segno scuro. Cioè giusto Sono persone Cioè queste qua in realtà erano praticamente persone che alla fine Sono diventate non morte e stanno iniziando a perdere il senno E sono state mandate qua Da chi sono state mandate qua? Perché non penso che ce le buttano a caso le persone qui dentro Salvini, penso, mi sa che pensi male. Questi lo hanno già perso, giustamente. Quindi in realtà Oscar ha anche lui il, se, il segno scuro, Ma che ci penso. Oh, gasp! Non ci avevo mai pensato a questa cosa. Però hanno detto. Appunto, li hanno radunati. Li hanno buttati qui, ma non si sa da chi. Oscar... No, non mi insultare Oscar. Sì... <ride> Bentornato, Sol. Vabbè, quindi lui lo schippiamo, no? Ce l'andiamo? Ho già deciso io. Questa è la Ornijail. È piuttosto grande come Orny jail. Sono stati guardi Questo che mi dice Prendi lo scudo Ok scusa lo prendo Pre. Scudo Leggiamoci anche lo scudo va Scudo circolare di legno Inclinato e quasi rotto I scudi di legno sono più leggeri Di quelli di metano Ma questo Non è una situazione d'annificio. E stabilità Tastibilità per le gravi Ok Vabbè lo Comunque equipaggiamo Perché questo ci ha dato il gioco E questo ci facciamo andare bene Vengono ah, vedi. Ecco perché. In realtà è tutta una horni lore questa di. di Dark Souls. Mi sta dicendo: Essa di questa spada perduta è stata trovata nel rifugio. Ah, vedi. Ok, mi, mi sembrava strano. Piccola: Ascia una mano, simile agli attrezzi da taglia legna, ma dal peso della potenza ideale, nonché più maneggevole. Un colpo vuoto lascerà esposto chi lo impugna. Perciò, valutate attentamente, tempismo e distanza dal nemico. Va bene, mamma. Scusatemi, la, la, la fiamma della piromanzia qua. È un ecce che ci ha creduto poco. Ma mi sono salta dalla fiamma. O sta su? Buh, non penso di essermela scordata, eh. Mi scusi, signore. Ha visto, ha visto la mia fiamma? Ok, attraversiamo la nebbia. Guardate che bello che è lui! Allora, là non ci possiamo andare fino a tanto oltre, quindi, ciao tesoro! Guarda, quanta si bella mamma! Ha baciato l'al sole pure sul punto di morte, di qua. I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family: Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An flask. An il Sunny D. Oh, and this. Grazie. No, you so go now, and thank you. Quindi ti avverte pure che lui perde il segno. Il segno una volta che è morto può ucciderti. Oh, no. Amore piccolo sei tu, quanto sei bello E non morti bramano queste fiaschette verdi Ma sono daltonica io? Riempile di estus e falori, pristina pv Le fiaschette estus sono collegate alle guardiane del fuoco Da racconti, os da racconti oscuri, una fiamma dall'anima della guardiana Ella vive per preservare la fiamma e morirebbe pur di proteggerlo. Effettivamente l'Estus cos'è? Vabbè, ma perché... Io l'ho sembrato per scontata questa cosa. Ranna, grazie mille per il folle e benvenuto, ma... Che significa che siamo arrivati agli 800. Agli 860, ma scusami... Minchia, raga, grazie, siamo, abbiamo raggiunto le 860, grazie mille. La fiaschetta è verde, secondo, ma, ma a me mi sa proprio di, di vetro generico, per questo non ci avevo mai pensato in quel modo. Va bene. Uh, poi mi ha dato questa chiave delle sbarre di ferro dell'ala est del secondo piano del rifugio dei non morti settentrionale. Il rifugio dei non morti è un'enorme prigione per non morti suddivisa da numerose sbarre di ferro. Anche se un non morto dovesse fuggire da una cella, non sarebbe facile raggiungere il mondo esterno. Guarda caso, noi ce la faremo. E la fiamma della piromanzia. Ci ci belli quando sta. Ah, ciao, come stai? Grazie mille per il follow. Avete cenato? Come state? Allora, 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 vediamo un po' cosa posso fare. Quindi, in teoria, lui ci ha detto: Guarda, dovevo fare io sta cosa. Però, in realtà, sono stronzo. Sono morto. Quindi, adesso è il tuo turno di portare a termine quello che mi hanno tramandato, no? Ci sono dei dibattiti sul fatto che ti dia fraschetta piena, dato che poteva usarla lui, essere un simbolo del fatto che poteva aver rinunciato alla sua missione apposta. Non si è più al sicuro di voler continuare perché era ormai il fin di vita. Ma nel, era il fin di vita nel senso stava iniziando a perdere il senno, mi stai dicendo? Dai, solo alla fin fine ci si deve soltanto prendere la mano con i sol, a me piacciono, piacciono tanto come, come genere. Solo che ci ho giocato tanto tanto Ma non, non ho mai studiato la lore Quindi è arrivato il momento di for non mi attaccare bastardo Lui è in fin di vita qui Poteva usare la fiaschetta per curarsi ma invece esatto eh, io quello ti sto dicendo Cioè perché alla fin fine lui ha deciso di non usarla Quindi perché quello che ti dico, cioè il segno oscuro ti dice: che più uno muore, più ten tende a perdere il senno. Quindi ho a fini che lui. era proprio su quella soglia di perdere il senno? Perché non vorrà più continuare con questa missione, preferiva diventare vuoto. Quindi è una pussy, Oscar. No, non mi cuci. No. Io sono triste. La mia tristezza non può essere misurata in questo momento. Però lo vorrò per sempre bene, Oscar, anche se non pussi. Oscar è il primo crestfallen. Io non so cos'è il crestfallen. Raga, io parlo da ignorante. Ah, eccola la fiamma della piromanzia! Dalla, della piromanzia. No! Tieni. Questo qua li facciamo il parry, raga, che forza! Vai, vieni qua, vieni qua, fatti perriare. Aia, 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 non è vero. Tra ieri e oggi Mi sono scordata Come si gioca ai souls Ok Non sappiamo quante volte Ha fallito per arrivare E io quello stavo dicendo Quello stavo dicendo prima Dai Dammi il culetto Dai Vieni qua Vabbè ah, niente culetto ah. May I? Ok a posto Let's go Che mi troppi qualcosa no? E io quello stavo dicendo Quindi Cressfallen che sono Lo scoprirò giocando Me la bevo Mi metto la fiamma Ah è vero dobbiamo leggere anche la fiamma Fiamma della piromancia uh, Tramite il fuoco usato dai piromanti Della grande palude Ah, tramite del fuoco usato dai piromanti della grande Palude. Ok, adesso ho capito il senso I piromanti alimentano questa fiamma per produrre varie arti del fuoco E equipaggiamo la fiamma per usare la piromanzia per dalla pericammene Accanto ai E Spesso ai utilizzo di imita Non mi dice niente a livello di lore Però la equipaggiamo comunque Che mi mette in fatto? knock. Okay. Quanto danno gli faccio con la palla di fuoco? Lo scoprirai molto presto Ok e vedo se risina mamma, feciso E il Kirbo Ormai vi siete innamorati del signor Kiro come, come darvi torto? <gasps> Quanto danno ti faccio? Scusami Tao! Ultima palla! Pa. Get good, scrub! Ok, non mi aspettavo tutto questo danno con la palla di fuoco a lui. Devo essere sincera. Mi ha droppato. Chiave del pellegrino. Apre una porta interna... Apre porta interna, sale, rifugio non morti. Chiave della porta interna della sala principale del rifugio non morti. Grossa chiave appartenente a un pellegrino prescelto tra i non morti. Tuttavia questo, morto... questo non morto prescelto non sa cosa lo attende il suo pellegrinaggio. Ma in che senso, scusate, c'è cioè, grossa chiave appartenente a un pellegrino prescelto tra i non morti Però, ce l'aveva il tipo Va bene, sì, mi ricordo che c'era un po' di roba Quindi, e perché ce l'aveva lui se era mia? Non ha senso, non lo so, boh, non, non ha senso. Cioè praticamente lui custodiva questa chiave che si chiama chiave del pellegrino, ma che veniva data soltanto a chi riusciva a uccidere Ciccio Franco, no? Mm. Mm. Mi sa di stucchevole Che faccio vado a parlare con l'uccellino? Allora prima io guardo bene in giro Perché non penso di aver mai esplorato sta cosa Difatti mi hanno fatto scoprire Con l'ultima run Che per qui c'è un drop Eccolo Anima di non morto perduto E due run per fare entrambi i finali Non penso perché tanto lo so qual è l'altro finale. E tu sei il precetto per un motivo ben preciso. Che scoprirò più là o lo devo già sapere. Allora, stavo dicendo, devo vedere l'anima. L'anima, l'anima, l'anima. Eccola qua. Anima di un non morto perduto, divenuto da tempo un essere vuoto. Usata per acquisire anime. Le anime sono la fonte di tutta la vita. E non morti ad essere vuoti continuano a bramarle. Io. What? Non ci posso parlare? Davvero? Lei di gameplay la risposta senza leggere niente Perché non divento Vuoto, cioè nel senso Riesco a tenere il senno Ma perché non posso parlare con il coso? Vabbè. Fa niente. Me ne vo'. Allora, c'ho un po' di cose da fare, però in realtà a me uh, più che prendere il droppino non mi viene in mente nient'altro da fare se non guardarmi in giro. Credo lo sia buggato il dialogo. eh. E iniziamo benissimo. Ok. Va bene. Provo a dargli guarda. Non c'è niente. Nooooo! mi ero scontata che era automatico Grazie mille, carboniglia, ne avevo bisogno. Ah, da qua si vede anche il. Non è. No, ok, no, non è il ponte del. Del demonetoro. Perfetta. <ride> Veramente, raga. Okay. Vabbè, raga, volendo, io ci posso tornare. Tanto non mi costa niente. Ci devo tornare? Da. Incommenda la trilogia dei risorse e la guida completa, oh, Bellissimo. No, fammi sapere se sei qualcosa in più. Ok, chi abbiamo qui? Deve essere un nuovo arrivato. Fammi indovinare, un altro non morto, esatto. Beh, ne sono passati altri, ma non c'è redezione qui. Facevi meglio a marciare nel rifugio dei non morti, ma è troppo tardi ora. Beh, visto che sei qui, lascia che ti aiuto. Ci sono in realtà due campane del risveglio, una in alto nella chiesa dei non morti, l'altra più lontano, in basso nelle rovine alla base della città infame. Suona Suonano entrambe e succederà qualcosa, brillante, vero? Quindi vai! È per questo che sei qui, giusto? In questa terra maledetta dei non morti? <ride> cioè, proprio la, la faccia da. d'antipatico, fatelo dire. Non ho messo nel sondaggio 4 mi... È giusto. Che faccio? Sei praticamente un essere vuoto. Ma chissà, diventare un essere vuoto potrebbe tornare comodo. Vuoi diventare vuoto tu? Ti, fa... Ti svuoto subito, bastardo. Vuoi ripristinare l'autorità? Beh, ci sono diversi modi per farlo. Accumula poco a poco dai cadaveri. O puoi adulare un chierico e farti convocare. Ma il modo migliore, sebbene non l'abbia mai usato, è uccidere un non morto in salute e depredarlo della sua umanità. L'erba di vicino è sempre più verde, giusto? Il ah. premio no, schifo perché ogni tanto salti i dialoghi. Eh, sì, è vero. Cos'è da guardare? Niente idee strane, potresti pentirtene. Raga, però questo qua mi tenta. Cos'altro vuoi sapere? Proprio quello che ci voleva, un'altra anima curiosa. Bene, ascolta attentamente allora. Una delle campane è su nella chiesa dei non morti, ma il montacarichi è rotto. Dovrai salire le scale fino alle rovine e accedere al borgo dei non morti tramite il corso d'acqua. L'altra campana è in basso, sotto il borgo dei non morti, nella città infame infestata dalla peste. Ma morirei di nuovo piuttosto di rimettere piede in quella fogna. Non pensavo ti dicesse esattamente tutto. Che vuoi? Madonna, ma quanto senti patico? Hai troppe domande. Tu c'hai la mamma... <coughs> voglio, voglio, volevo dire. Hai altro da dirmi? Che c'è ora? Lasciami in pace. Vabbè, abbiamo solo i di dialoghi. Ok. Quindi. Umanità. Oh, possiamo leggere l'umanità. Terò spiritello nero trovato sui cadaveri. Sui cadaveri, qua mi sa che ci doveva essere un punto. Usato per ottenere un punto umanità e recuperare un alto numero di bibi. Questo spiritello nero è chiamato umanità, ma si sa ben poco della sua vera, sulla sua vera natura. Se l'anima è alla fonte di tutta la vita, qual è la, dis è la distinzione con l'umanità che abbiamo dentro di noi? È vero, cazzo! Mamma mia! Che domanda esistenziale! Cazzo! Oh, oh, oddio, be be bella, bella questa, bella, ti, 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 ti invoglia la curiosità. Dice di andare a borgo in un altro. Beh, però capiti dice pure, guarda, il Montagarica che è rotto, fa il giro stronzo. Bomba incendiaria. Leggiamo la bomba incendiaria! Dov'è la bomba incendiaria? Una riporcellana piena di polvere nera esplode infliggendo danni da fuoco. Arma a distanza relativamente potente, specialmente contro nemici vulnerabili a danni di fuoco. Molto usata dai principianti. Molti guerrieri la usano per espandere il proprio repertorio strategico. E eh, mi sa che noi saremo uno di quei. Di, di quei guerrieri. Leggi la parte della sala e documento se vuoi. E io voglio un attimo prima esplorare, vedere. Non averti mai incontrato prima, vero? Io sono Petrus di Thororun. Ah, ci stavi cercando. In caso contrario preferirei mantenere le distanze se, se possibile. Quindi lui, lui viene da quella città che non sapevo, da quella regione. Ti avevo chiesto di mantenere le distanze, ma voglio anche che tu sappia che non è, de non è detto in maniera ostile. Ecco, prendi questo, un segno di pace. No, prego, è per te. Moneta di rame. Grazie. Di nuovo tu. Ci sono? Che ne dici questo? Devo comunque aspettare qui i miei compagni. Perciò, che ne dici se ti insegnassi qualche miracolo? Ti farebbe piacere? Sì, molto bene. Per prima cosa, un patto con le divinità. Abbandonare La l'attuale patto? Non ne ho, quindi sì, vai. Patto stabilito. Ora lascia che io condivida i miei miracoli. La loro efficacia sarà determinata dai tuoi sforzi e dalla tua fede. A questo oggetto. Mamma mia, ma quanta roba ti dà da, da leggere proprio appena iniziato questo gioco. Estratto guarigione migliorato. Miracolo superiore lanciato dai chierici avanzati, riviste a svariati pv. Attinge da svariati versi la guarigione migliorata e può essere utilizzato poche volte. Miracolo superiore lanciato dai chierici avanzati, Torna all'ultimo falò utilizzato per riposare. Normalmente collegherebbe alla propria patria, ma la benedizione dei non morti ne ha distorto i poteri. Indirizzando l'incantatore a un falò. Che sia la padre dei non morti? Mi, mi sono spaventata tantissimo. Questo rapido miracolo non infligge danni, ma respinge indietro i nemici e difende contro le frecce. I chierici, i chierici cavalieri lo utilizzano per caricare i gruppi di nemici. Oh, miracolo per chierici di missione dei non morti. Richiede una guida dagli altri mondi Facile la comunicazione tra i non morti. Ma il loro val valore varia notevolmente. Richiede un equilibrio tra fede e saggezza. Guarisci, il miracolo elementare lanciato dai chierici di Cristina Pipi. Per lanciare un miracolo, l'incantatore apprende un racconto sugli dei e recita una preghiera affinché venga illuminato dalle loro rivelazioni. La guarigione è il racconto miracoloso più breve. un po'. Puoi andare anche all'aggadamo invece andare in giù le t'ho pensato che... Può essere, cosa è rotto? Sembra... Vedi? Io non... Sì, non ho sentito pure io un colpo. Mi sono tantissimo. Travide per lanciare i miracoli dell'idea. Il dell talismano comune è assegnato ai credenti. Poi il talismano per lanciare i miracoli armonizzabili del vergamento accanto ai faro e spesso a uti a utilizzi limitati. Tra di lanciare i miracoli di idee, questo mi viene assegnato soltanto ai Kirici, l'alto rango di Thorolund. Ha un buon allineamento dei miracoli e grazie alla protezione divina non dipende dalla fede. Ah! Mm. Bella questa! Yeah. Posso parlarci ancora con te, signor Petrus? Salve. Una promessa è una promessa dopo tutto. Stringi patta, prendi i gesti. Scurata di spalle, gesto imparato. Parla. I miei compagni sono Milady e i suoi giovani cavalieri. È giovane, ma gravata da una missione da, da un morto. Lettori incaricati di tenerla sicuro. Purtroppo non posso dirtelo. Ma tu sei un mio discepolo, perciò se mostrassi la tua fede... Se le han richieste, ciao. Vuole la mazzetta? Grazie mille per esserci stato, Cocchino. Buona serata. Ciao ciao. Cioè, vuole chiaramente la mazzetta per, farsi, per farmi dire le cose. Vuole i soldi per tagliarsi i capelli. Mi sa che non ha molto da tagliare. O in caso. Non. Ma, mm, ma messo solo mille per, per la sub col Prime. Grazie. Grazie mille, benvenuto nei vi. Pff, 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 pff. Posso sicuramente dirtelo. Ah, con i soldi mi puoi dirmi tutto. Che non morti sono in missione in cerca della ac accensione è l'arte di alimentare i falò con l'umanità. Un giorno ci verranno conferiti poteri magnifici. Chi ci ha mappato in dell'accensione. L'accensione è dell l'arte elementare di parlare con l'umanità. E un giorno ci verranno conferiti poteri magnifici. E eh, scusa, allora perché io lo so già fare? Sta cosa. Non... Cioè loro devono fare le missioni, farsi rompere il culo e io già la so fare. Mi sa che sono più brava di loro. Per forza. Ok, allora, che facciamo? Tanto pure se andiamo giù dalla. Nella guardiana non ci dice niente, lei, vero? No, no, no. Andava bene. Leggi la prima parte del documento. Ok, ma non penso mi sia rimasto altro da fare, a meno che... Non devo andare a prendere tutte le robe dietro, ci devo andare dopo. La leggerò da telefono perché è molto più comodo. datemi un secondo, condividi... Anzi no, vediamo la computer. Venite, venite con me, venite con me. Camp With Me. Nasce come il filo di un percorso di concetti da analizzare e considerare da tenere a mente nella maggior parte delle situazioni in cui ci si trova a fare delle speculazioni su warbuilding di Dark Souls, la saga. Qui ci si concentrerà maggiormente sul primo capitolo, guardandosi quanto possibile agli altri senza invaderli. Nelle classi dei personaggi si possono già ottenere diverse informazioni nel mondo importanti da tenere a mente, tuttavia non ci saranno ripetute una volta iniziato il viaggio, quindi sarebbe da notarsi alcune di queste cose come ad esempio la descrizione della classe dello stregone. L'opening script, questo cosa sappiamo. Consultare lo script della, della opening o, o rivederla può far rifare a tenere alcuni punti molto rilevanti dell'avventura, Regare vendi ad altri o comprendere il perché di essi eh no, ma in realtà lui l'ha centrato l'ha centrato perché da telefono si vede bene. Ehm mm, è questo che c'ho su PC che, che l'ha sfanculato. Il Futuro dei Non Morti è già una traduzione romanzata di Asarum che a sua volta riferisce leggermente all'originale giapponese, Fushin, dove Fushi, letteralmente non morto, in un kanji che viene sempre usato come parte di una parola che indica che qualsiasi cosa essa sia, è un istituto oppure uno stabilimento. Ci sono già diverse parole da spendere, sia verso il e il lo stesso... Scusami. Da spendere sia verso il falò stesso che l'atto suggerito da prom. Innanzitutto il falò non viene acceso, il non morto non può accendere il falò ma ravivarlo. Ma addirittura la, la, la compari solo tra la Prep 2 Die e la Remastered. What? Eh, non c'ho altro per... Eh, scusatemi, non c'ho altro per, uh, per aprirli questi documenti. Inoltre abbiamo già una differenza sostanziale tra la versione Remastered e la Prep 2 Die che riguarda le fiamme del falò. Questo retexturing è chiaramente dovuto allo svecchiamento che la remaster vuole offrire per essere più coerente, coerente esteticamente con il, re, con il resto, ma perdiamo un dettaglio assai particolare. Le fiamme del falò si comportano in modo diverso dal comune fuoco che tutti conosciamo ed hanno un aspetto molto diverso da, una, da, da un bracere che ci riporta nella versione Prepare to Die... Vabbè, Prepare to Die, è le edition, queste cose qua... Facilmente a capire che si tratta di qualcosa di magico o comunque assai particolare, come se avesse una vita propria. Oggetti con notevoli iscrizioni. Su cui riflette nel corso di questa. Poi dimmi tu quando mi devo fermare. Perché io vado, leggo, vi, 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 vi condivido queste cose. Nel testo la parola oscurità in questo caso. dark che cazzo sta succedendo. Raga, funziona la live? What? Mi sta. Mi sta glitchando OBS in una maniera obrobosa. What? Vabbè, fino a quando funziona. Io riesco a leggere la chat, va bene così. Ok, stiamo di. Dicendo nel testo la parola oscurità, in questo caso dark nell'originale, viene scritta con iniziale maiuscola, inoltre viene specificato il, il grado di verde smeraldo della fiaschetta, cosa che in italiano non c'è. Segno oscuro. Nota importante da dargli fuori della descrizione, il segno oscuro è visibile sul corpo del nostro protagonista in ogni capitolo. Mi sono sminchiata tutto. Il nome originale del giapponese di questo marchio è Anello Oscuro Ring. Umanità. Lo spiritello viene chiamato umanità nonostante non si sappia quasi nulla della sua vera natura, chissà perché non mi mette queste cose che poi mi mettono curiosità. Che schifezza la rimasta. Ragà, se volete, io posso anche fare che uh, arriva una certa. Ronny, ciao, come stai? Benvenuto. Arriva una certa e poi mi setto la Prepertudai e poi ricontinuiamo sulla Prepertudai la prossima volta. Anche perché, comunque, non è che faremo molto con tutte le cose che abbiamo da, da leggere all'inizio. Quindi ditemi voi perché, per me, è veramente uguale. Io non farò nulla in più o nulla in meno rispetto a quello che faremo questa sera. Perché, dando alla fin fine, non penso mi prenda troppo. Ho il picco di gravità italiana la sera. Ho bisogno di qualcuno che mi tenga compagnia. Se posso, giusto. A cosa stai lavorando di bello? Dicci un po'. Vedete come vengono trattati certi titoli. Ormai rimani sulla remastered, come volete. Chiave del pellegrino? Cosa distingue il non morto prescelto dal non morto comune? In Ogni modo, questo è il titolo che ci hanno affibbiato. Uh, io non del sacrificio ancora lo prendo. Quindi non preferirei non leggerlo. Funghi? In che senso funghi? Ah, un secondo. Stavo dicendo appena finisce la sezione Asalum e falò di Firelink. Allora, mi devo ricordare che devo leggere del Sacrificio. Che non l'ho preso. La prima cosa che... La prima cosa che nota in noi... E che non siamo hollow, vuoti o vacui Ma cosa significa? Inoltre ci parla delle leggende di cui hai sentito parlare Del non morto prescelto Quale scopo sarà fuggire dal rifugio dei non morti In pellegrinaggio verso la terra degli antichi lord Una volta suonata lì, una volta lì è suonata la campana del risveglio Conosceremo il fato dei non morti è Snuggly ce l'ha trollata Mangiamo fuochi enormi una... Uh bello Scusate sì, Deve essere Dark Souls Demon solo originario Eh Purtroppo non ci si può fare molto, Aloysius. Potere verso oggetti unici e non, importanti per la lore. Il suo scopo narrativo non è ben definito. È una delle auto citazioni autoriali dei precedenti capitoli che si trovano qui in Dark Souls. In questo caso rende conto a Demon solo. Ok, in giapponese fushin no Demon. Demone dello stabilimento. Comunque raga, ho deciso una cosa, mi rimetto a studiare anche il giapponese perché mi dà un fastidio che l'ho abbandonato. Aspetta un attimo Ah ok vedi E quindi fu scusami come lo traduco? No vabbè queste cose di, di 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 come le faccio io per ca per co Su pumulo è scritta Non so chi è pumulo Decidisti cosa chiedi a San Gennaro va bene No, già ci sta, solo che a noi l'hanno la trullata. Ha trollata, deciso di non parlarci più. Santuario del legame del fuoco, il nome in inglese sarebbe correttamente tradotto santuario del vincolo del fuoco, Firling Shrine, dato che la parola legame in moltissimi contesti che verranno affrontati, non avrà nessun significato. Codito. Ok, quindi mi devo fermare al falò, giusto? Le tre diverse nuove opzioni che ci vengono presentate hanno tutte. Tutte e tre in comune diverse cose, solo un non morto può attingere a queste possibilità e tra solo tramite un follow: quindi un contatto diretto con questa particolare fiamma, che come possiamo notare è alimentata innanzitutto non, non da comune legna, ma da quello che sembrano essere osso o comunque resti umani. Madonna, scusami, non so leggere oggi. Solo un non morto può attingere a queste possibilità e solo tramite un follow: quindi un contatto diretto con questa particolare possibile avanzare il livello consumando delle anime E tornare umano per poi ravvivare la fiamma Tramite l'assorbimento e poi utilizzo un minimo di umanità per ciascuna azione Facendo già una distinzione tra le due entità Anche solo a livello di applicazione E cominciando a dare una Minima definizione all'umanità Ok Quindi da qua non devo più leggere, giusto? Posso? Andiamo? Shall lui? Allora, non so se andare a prendere gli oggetti oppure tipo fare l'agnorri e fare il giro che farebbe una persona normale. Mm. Hai ragione, c'è la schermata sbagliata, scusate. Adesso è quella giusta. Fai quello che ti sa. non lo so, voglio giocarlo un po' come facciamo proprio come dovrebbe essere il tutto. Non mi va di fare l'Extract, proprio voglio, voglio godermi come se fosse una sorta di Force Play Through. Gasp, come farò mai ad andare a prendere quel, quel druppino? E eh, boh. Non è... Un... Ma infatti io non sto parlando di... di cose, sto dicendo proprio come se fosse un Force Play che... Parlo proprio da ignorante. Sei la serena di questo mondo. Cioè, dico, capi, non vado in posti per portarmi avanti con i livelli o prendere roba per upparmi le armi. Voglio proprio giocarmela come se lo giocherebbe uno che ha appena iniziato a giocare a questo gioco. Per vedere da lì che cosa mi... cioè, se è in quel modo che deve essere giocato o meno, non so se ho reso bene l'idea di quello che voglio fare. Questo anello mistico è stato creato in un rito sacrificare in nome di Velka, la dea del peccato. Alla morte il portatore non perderà nulla, ma l'anello si spezzerà, ma chi cazzo è sta Velka, madonna? Sì, ma al santuario ti sei perso gli oggetti. Eh, lo so che ci sono degli oggetti da prendere. Infatti è quello che ho detto prima. Non so se andarci adesso oppure dopo. Cioè, se volete vado adesso, per me è completamente uguale. Solo che non voglio andare dai scheletrini. Ho paura ad andarci. Non lo so perché oggi ho paura degli scheletri. Quindi. Boh. Scendiamo qua E mi sa che puoi anche livellare C'è ragione Mi sa che è un po' importante Livellare su sti giochi Globo inclinato occhio rosso Mazza chiodata È un talismano Facciamo una spesa Ossa del ritorno Scheletri Spy Kids 2 Va bene, Sly. Tarismano di Lloyd. Allora, invadi un altro mondo. Oggetto per modalità online. Invadi un altro mondo. Gli esseri vuoti non possono usare questo oggetto. Sconfiggi e strillare nel modo di cui invaso per acquisire umanità. Il globo inclinato dell'occhio rosso permette ai giocatori di limitare temporaneamente questa abilità. Limitata gli spetti oscuri che, che sono mo, gli spettri oscuri Talismano è utilizzato dai chierici cavalieri di Lloyd per dare la caccia ai non, mor ai non morti. Blocca il recupero dell'essus in un'area. Un Nel mondo esterno i non morti sono creature maledette. I chierici cavalieri di Lloyd vengono lodati perché danno loro la caccia. Questo talismano benedetto blocca la guarigione dei non morti, permettendo ai cavalieri di combatterli con efficacia. Eh, <ride> dei simpaticoni. Frammenti d'ossa ridotta in polvere bianca, riporta l'ultimo falò usato per riposare. Dove sei? Dov'è la? La polvere bianca in tutto ciò. Cioè, mi state dicendo che quello là in realtà non era tipo una, una specie di, di pezzo di terreno in cui si era dangiato l'osso? Di così, ma era, era polvere. Va. Wow. I faroi sono alimentati dalle ossa dei non morti. In rari casi, il forte desiderio del precedente padrone di cercare dei faroi incanta le loro ossa con un istinto di ritorno a casa. Mm, no, vabbè, mi sento poco ignorante. Ah, non abbiamo letto la moneta di rame. Moneta di rame, credo che ha inciso il vecchio Mcloyf, dio della medicina e del bere. Ma che sono tutte queste cose nuove? Anche le monete più preziose del mondo degli uomini hanno ben poco valore all'Ordron. Dove, dove li scambia vengono utilizzando le anime. Vengono costruite da chi sogna di tornare un giorno al mondo esterno. Ah. Oh. Non penso ci siamo scordati di leggere qualcosa. Forse i tagli. Ah, cioè abbiamo la mazza chiodata da leggere: Il mio occhio. Martello con una punta affilata sul pomo. Una delle armi da chierico più barbariche. Questo particolare martello infligge danni da fondo e causa sanguinamento. Ok, abbiamo altro. No, abbiamo preso tutto. Perfetto. Ok, io qua me la. me la corro. Qua ci torneremo dopo, ma che siamo un po' più livellati, che ci sentiamo un po' più al sicuro, che dita? Uh, ah! Juket. Non mi segue qua lo scheletro, vero? Invece mi sa di sì perché lo sento tappare dietro di me. Dai, ma ci ho rollato dentro. No, non ci muoio per causa tua. Non ci morirò ma, per mano tua. Ci puoi solo provare. Ok, sono viva. Stavo dicendo. A parte che mi stai iniziando di nuovo a prudere il naso. Ma perché ogni volta che faccio live mi prudio il naso? Allora, che mi sono scordata di prendere? Vado su. Non posso andare su. In mezzo agli schede a un livello di lore. Ti metto questa pulce nell'orecchio. Aspetterà. Adesso non ci vado perché rischio di morirci male. E dillo che si è allergica a noi. Ehm, vorrei tanto dire di no, ma se continuiamo così mi sa che mi tocca dire di sì. Sì sì adesso livello. Anzi avendo di livello. Allora. Su cosa scalano le palle di fuoco, raga? Su intelligenza? Oppure no, non penso non abbiano scaling, però per adesso mettiamo... Su nulla. Davvero? Mettiamo pure un punticino a forza? Diciamo così, sì, dai. Va bene. Ciao Mirak, come stai? Benvenuto Abbiamo appena iniziato il Lord tru tr 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 di, 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 di Dark Souls. Aia E come puoi ben vedere, due mesi senza giocare. Hanno finito di. Ma come si dice in italiano?

loro solo altri ormai io tra no death e no hit me lo son No, non dirmi così. No, ma scusa. Ma Vabbè, se le fai perché un minimo ti divertono, no? Vero? Va bene, sì, adesso mi concentro, gioco, dai. Eh, dove saranno adesso? Sì, però non mi viene più... No, così è brutto. Scusa se lo dico, però è proprio quello che io non cerco di... che cerco di non farmi... mai... mai.. Pa... non so come dirtelo, è una cosa che cerco di evitare con i giochi, mettiamola così. Perché i giochi sono giochi, come la parola stessa. È un gioco, mi ci devo divertire. Faccio, fa, ma, facciamo così. Facciamo, ci facciamo una coppa e due appena abbiamo tempo. Anche così in solo. Te la faccio tornare io ho la voglia di giocare. Che dici? Ci stai? Nice. Ottimo, 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 ottimo. Ti faccio vedere io come si gioca veramente a sti giochi. Altro a chi fanno hit, no run e queste cose qua. Ma che sono ste cose. Sto andando bene. Pfff cosa? Ma pfff cosa? Ma pff, ma vuoi abuscare Dai, fatti sotto. Cos'è? Non credi alle mie abilità da. Da player? Io non lo so, vengo soltanto tissata da voi. Non hai paura di me. No, vabbè, no, 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 no. Guarda, non ti, no, non ti dico niente perché sono in live e non vorrei essere bannata. Ciao Danny, bentornato. Come sono andate le pulizie? Qua ci siamo fatti una bella lettura. Sarà un personaggio che avrà più di due ore di gioco? Sì. È assolutamente sì. Ti farò divertire più in 50 ore di gioco piuttosto che in due. Nice. Va benissimo. Ma da pure in privato che startiamo la fight. Non è una speedrun questa, ma. Uh, è una speedrun a modo mio. Prima con due ore di gioco abbiamo creato il personaggio, vedi? Raga, mi, mi perdonate un secondo, mi devo abbeverare. Me lo, me lo date questo questa. Questa libertà di abbeverarmi. Io sento passi. Aspetta che lei è vero, ci potevo saltare. <ride> La gravità continua a sopraffarmi in questi giochi. <ride> sono un cavallo. Ma raga, no, io non sono pazza, là ci, ci si poteva saltare. Una Sluran esatto. Da qui, vedi? Però ci puoi andare. E da dove si salta, allora, da su? Lor. Datemi un secondo, mi abbevero, allora, va bene? Aspetta, cioè, mo, sly. Sly, cioè, stai guardando, sì? Mo ti faccio, mo ti faccio venire io la paura vera di me. Cioè... Guarda qua, mi alzo pure. Ok. Guarda, guarda, guarda qua che ti combino. Che cosa ho fatto? so, mi sei cancellato tutto. <ride> Scusate. Guarda, guarda qua, eh. Guarda. Ci, ci sei? Io così ti faccio, ti apro come il tappo di questa bottiglia. Mm. Ok, adesso che la cagata, cagata l'ho detta, posso abbeverarmi perché c'ho tanta sete. Datemi un secondo, <ride> Franco lo slime. aspetta benvenuta la hit phrase bella per me pecorella <ride> no va bene va bene torniamo a giocare ho finito di, spaga di, spa di spagare di Niente, ok <ride> Niente, niente, torniamo a giocare Stavo dicendo, allora, bello sto gioco, no? In genere pensa che io sono chiuso. Attenzione, attenzione. Allora ti chiudo come il tappo. Oh guardate, un drago. Prego, prego. V voi provate a dire quella cosa a qualche ragazza. È it assicurata, ragazzi. Se non fai, penso. E basta il è al foro, ma attenzione. No, 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 il DLC si fa. Senti, io non ho tutto il giorno a star presso a te quindi. E eh dai, un parry per benedire la run. Va bene, guarda, mira. Andiamo a prima Quello stronzo di merda che mi ha fatto l'acido allo stomaco. Ok Ma se via! Oh! Ma cazzo Uri Stai raccomando una bomba digitale Che settima ogni volta che chiami una trago Ecco appunto Allora Dai attaccami Visto Tutto tuo questo Tutto tuo questo perry. Pure questo Te lo dedico Scusate, sto pensando al bella per me, pecorella. Ah, sapete che dobbiamo fare? Dobbiamo leggere l'elmo. Elmo è indossato dai guerrieri vuoti. Sebbene sia fatto di ferro, è vecchio, logoro e ammaccato. È sempre consigliato indossare una solida protezione contro le frecce e le altre minacce fisiche. Raga, ma a me adesso sta salendo in mente una cosa, no? Appena troppata pure. Quindi <ride> io posso pecorare. Frammento di Titanite per rinforzare le armi. Il tipo di più comune di Titanite. Rinforzare le armi standard a più 5. Frammento di Titanite derivano dalle lastre leggendarie. La Titanite viene usata per rinfor rinforzare le armi. Ok, non so cosa siano le, armi le, le lastre leggendarie, ma penso siano le lastre di Titanite, no? E. Ma scusa, se non morti e venivano buttati nella prigione, che ci fanno tutti questi in giro? Honestly, come... Perché sono solo in giro? Cos'è? Tipo una di quelle... di quegli paesini che ormai sono stati abbandonati a se stessi? Ah, questi sono bravi, non sono orni, capisco. Scudo di legno allungato, decorato con un drago bianco. Gli scudi di legno sono più leggeri di quelli di metallo, ma offrono minore riduzione dei danni fisici e stabilità. Ok, accendiamo il follow -up. e direi di proseguire. Sapete cosa facciamo? Anche un livellino. Mettiamo. Uvitalità. Uh -huh, ok, okay così, così mi piaciucchia. Mi ha attraversato un demone. Che significa ti ha attraversato un demone capro? <gasps> mi, mi sono scortata Che questi. Si, 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 si rispawnano. Aspettate, non, non ci voglio andare col danno. What? La volontà. Ah, è vero, devo. Mi servono gli incantesimi qua, visto che sto colpiromante. Ok, non t'asso da farmi danno, per favore. No! Guarda che ci prova a curarsi. Che fai? Vieni. Dai, che non c'ho tempo a perdere te presso a voi. Allora. Andremo a fare il cavaliere nero. Va bene? Siete tutti d'accordo? Io lo vado a fare lo stesso. Siete d'accordo? Oh, me l'ha schivato? Grandissimo. Tranquilla che. Questa è la parte degli altri, ok. Allora, come facciamo qua? Vabbè, là c'è soltanto il non morto, non ci vanno nemmeno, guardate. Bomba incendiaria oscura, che l'abbiamo già letta. In teoria non so se mi dà qualche descrizione in più da qua magari. Ah, le scorie sono particolarmente... No. Ciao Zume, come stai? Benvenuto. Abbiamo appena iniziato da... il Lord Fruit di Dark Souls 1 come puoi ben vedere. Siamo proprio freschi, appena iniziato. Come sai? Hai cenato? Tutto a posto? Se non è tutto a posto andiamo a picchiare chiunque ti faccia stare male. Attenzione, anche i gambali mi hanno han droppato. Cosa, cosa mi dicono di bello i gambali? Lo sai, vorrei rivolti. È così sbrandato che svolgiamo la pena la propria funzione. Beh, ti vorrei ben vedere. Oh, ok, quindi adesso ti rilassi, no? Hai visto? Ti ho fatto scoprire cose nuove, Io te l'ho detto. Eh. Te la devi fare con me, la RAM. Allora, raga, se volete bettare, se riusciamo a fare il cavaliere, il cavaliere nero, là sotto, fate un po' voi, dai. Anzi, lascio ai mod. Nice. Io sono sempre qua per farvi compagnia e farvi distrarre dalla giornata di lavoro. E questo è il mio lavoro. E eh, che eh, cosa? Ma che eh, eh, cosa, Luisius? Dai, su. Chi è il primo? Se perdi ti svelo un segreto. What? Non so se mi stai tentando alla, a perdere così tu fai che. Che betti che perdo Sapete, raga, che cosa io non ho mai provato? Se. Allora, se io... Oh, vado dal cavaliere, lo agro. Però poi vado verso le scale, faccio partire la palla e gli faccio prendere la palla in faccia. Io invece poi vado e me ne cado dall'altro lato. Quanti danni li fa quella roba? Si può fare poi? È una cosa che il mio cervello non mi ha mai detto di fare. Quindi effettivamente non so nemmeno se potrebbe funzionare, cavaliere nero. Ehi! Venga da me! Venga, venga, venga! Venga signore, venghi! La puzzola! Mi ha preso! Non doveva prendermi! Ralla subito! Vieni! Ci sei! Oi! Oh, già vai a salire le scale! Non dirmi che l'ha missato! Niente, ho appena scoperto un nuovo modo per fare quel cavaliere. Perfetto, tu fai viso, Sono state proprio dei fenomeni. Figurati se non partivamo alla grande, eh, signor Miracle. Ovvio che dove, me lo doveva droppare. Me lo stavo facendo? Che cosa stavi facendo? La in ah, eh no, ormai l'ho fatto suicidare. Non c'è più bisogno della Bettina. I'm sorry. È vero, però lo dovrei leggere, effettivamente. Sia l'anello che l'arma. Con la scoperta delle detenite all'Ordran, la corsa per trovare le lastre leggendarie è cominciata. Che siano soltanto un mito? Quindi all'Ordran praticamente si picchiavano per qualsiasi cosa. Allora... Spadone dei cavalieri neri che si aggirano per l'orda, hanno usato per affrontare i demoni del caos. Il movimento ampio che sposta il peso del corpo nell'attacco riflette le dimensioni spropositate degli avversari passati. E poi abbiamo preso l'anello. Aumenta la diff quando i pv scarseggiano. Questa rara gemma ha l'insuale capacità di avvertire la morte imminente. La pietra blu di Karim aumenta la difesa quando i portatori di questi imperi... Ah, ok, quindi... C'è una cosa che è, che è saltato del pezzo... Ah, vedi, allora non sono stata sculata. <ride> Grazie mille per la clip, Sly. Allora, stavamo dicendo, c'è cioè una cosa che è saltato. Che ho saltato. Rinforzare le armi presente soltanto all'ordran. Rinforzare le armi start a più 14, le armi cristallo ed elettrici da più 4. Ma tu dici fatto, presente soltanto all'Ordran? Perde il pezzo che mi ero saltato. Dove andiamo? Andiamo giù, andiamo su, raga. Dove vado? Su giù, su giù, su giù. Faccia la... Sì, dai, fai la betta per il demone toro. Ma io l'ho presa la Darmen Rara resina di pino che mette scintille. Aggiunge fulmine all'arma della mano destra. L'arma incantata infligge danni da elettricità per un breve periodo di tempo, il che la rende efficace contro i nemici, resistenti alla magia al fuoco. Particolarmente indicata contro creature della famiglia dei draghi. Eh, non lo so, non so se andare giù su. Hmm. Cosa farebbe un, uno che ha appena iniziato a giocare questo gioco? Madonna, raga, mi vuole i tavoli di carbonara. Pina. Beh, giù c'è mio fratello Havel. Quindi andiamo a minare Havel. Andiamo a minare Havel. Oh no, che cosa ci sarà mai qui sotto? Da dove ci porterà mai questa scala misteriosa? Eh, ma io so dove andare, quello è quello il punto. Io voglio... Allora, mi sa che non ho reso l'idea di quello che voglio fare. Io vorrei tanto ri rispondere risperimentare quella, quella sensazione da non so nulla vado dove mi porta il cuore non so se ho reso l'idea sì vabbè però il tracking all'arma te la puoi anche risparmiare grazie mille per avermi dato la cosa la schiena sei stato molto gentile Così, decidi di ridarmi il culetto. Mm, bravo Havel! Calmati! <susurra> Calmati, ho detto! Perché sono da Geoscam? Scusate! Voi sapete che io sono one shot da Havel, sì! Quindi secondo me è meglio abbracciare il fatto che ha una certa consapevolezza. Mm, non lo so, eh. È la prima volta che lo perri in vita mia, raga, non scherzo. Ho saltato veramente un battito cardiaco per fargli quel perri. Non... Wow. Ma Scusate, ma con la palla di fuoco effettivamente quanti danni li faccio? Eh. Non è che migliora tanto la situation Questo è il parry che benedice la ra... Ah ok quindi era questo il parry Capisco Il mio primo parry su Havel Havel Oh che culo Lo scudo mi ha salvato Havel io mi devo curare adesso Quindi come la mettiamo il no? bravo vero ma quanto sei cucciolo, Havel, che mi ha lasciato. No! Curare! Uff! Praticamente non... Eh sì, è vero. E anche perché sarebbe stato veramente tanto facile. Vieni qua, piccolino. No, perché mi sa che non esce proprio dalla porta su. Allora, Danny, bentornato. Alimentati, al ah, eh. Infatti, pure oltre la porta, questa qui che ti porta al giardino non va! Mi ero scordato a premere cerchio. No, vabbè, que questa poi me la spiegate. Questo, questo backstab perché non l'ho capito nemmeno io. Non potevo tamerare meglio quel. <ride> quel roll per entrarci. Mi ha preso proprio frame perfect. Valo del goso. Bettato 10, vinto 10 ward. Ma se, stai proprio facendo degli stonks assurdi sti giorni, eh. Oh, guarda, non so come leggere la, la, la prima parte, quindi ti chiamerò discevole. Ciao, benvenuto. Rulk, il discepolo giusto? Benvenuto, benvenuto, tu ci sei già grato, perché? Nessuno ci ha è... grato. Ah, wow, grazie. Grazie, siete, siete degli amori, eh. E niente, il Dark Souls dei The de, de Bags è ben tornato. Eh, avete rifatto la bet su Havel? Devo andare a rifare Havel? Scusami, Danny. Sì, ha voglia se gliela. Fo. Con calma si fa tutto su sti giochi. Come stai, comunque? Benvenuto. Vieni qua! Pa! Pa! Pi. Pu! No, fai quella. Eh no, ho visto una bet in corso adesso. Havel bisogna farlo per la lore e niente. E si deve fare la Havel. Oh SHIFT! non lanciare bombe. Ho detto non lanciare le bombe. Maleducato! ducato. La Madre non ti ha segnato tutto a Tutto per la lore. Non so se schipparli quei cosi. Vedi, il problema di rifare tutta questa strada È che mi devo rifare sti tre stronzi Madonna quanto mi danno fastidio sti tre stronzi Che voi nemmeno avete idea No dai, ci riprovo con Havel tanto... Oh che mi hai troppato? Che male, che schifo, già cioè, ce l'ho Non lo so, mi sento Il controller era un po' strano Ma l'ho notato prima contro Havel per una... <ride> Senti io non vi voglio bene, ma non, non posso stare nemmeno qua tutto il giorno, dai. Capitemi. Puoi Eh sì, ma se devo andare a. Ah, Aspetta, ah, 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 ah. oggi non so leggere, non so parlare, raga. Guarda, veramente, fate. Vi consiglio qualche altro streamer da andare a vedere stasera. Sto dicendo. Um, che sto dicendo? Mi sono scordata. Vabbè. Eh dai, Dani, non ti ci mettere pure tu. Avevo, avevo fede del fatto che non mi prendessi per il culo. È molto più rompiboglioni. Beh, oddio, dipende. Eh, non lo so, secondo me, in fatto di agro, dipende dal tipo di nemico. Tu adesso mi lasci riprendere anime e ti fai i cazzi tuoi. E adesso mi inizi a dare il culetto. Ah, ok, allora va bene, Danny. Sai cosa? Avel? Mi lasci curare un secondo? Perché ho paura che. I one shotti Però mi devi far curare, eh. E niente, me la devo andare su. Perché ce l'ho le carcagna. Dov'era la porta? Più su. Tanto mi fai esplodere. Ma sai che prima comunque. Il, lo scudo mi ha evitato il one shot. Oh, cazzo, ma esce qua. Ah, ma quindi è da qua che non esce? Ah, vedi? È da qua che non esce lui. <ride> è la versione Dark Souls della cintura di castità. <ride> e nemmeno io lo voglio lasciar vivo. Abbassa quel dente di rago. Abbassalo. Ho detto abbassalo. Ho detto abbassalo. Bravo. Culo. Niente culo. Vieni qua. Ah. Si. Sì, proprio appena superi il pixel di quella porta se ne va. Troppo presto, madonna. Che culo. Sopravvive. Che era quella pirouette? Havel? Il problema è che c'ha talmente tante resistenze che anche se ci butto tutte le bombe, tutte le, tutte le palle di fuoco, Capito, Non gli faccio nulla. Mi stanno sudando le mani. Abbassa, abba fai, fai fai il bravo, Havel, dai. Su, sappiamo tutti che in realtà sei un bravo bimbo. Va benissimo, grazie per esserci stato. Alla prossima, un bacio. Okay, ragazzi, se non è regata per gli nemici, se passano quella porta scompaiono, davvero. Madonna che mi ha preso con l'arietta. Uf. Oh no c'è una zanzara! Non è una zanzara, è una farfallina comunque. Scusate, mi sono distratta con la farfallina. No, non mi boncate! Che poi volete sapere un piccolo fun fact. Stanotte stavo cercando di dormire, no? A una certa. allora, io non, non so se qualcuno di voi dorme, dorme con i tappi per le orecchie. Io sono una di, quelli, di quelle stronze che dorme con i tappi per le orecchie. E praticamente, anche se hai i tappi per le orecchie, e ti, e ti si avvicina tantissimo una zanzara all'orecchio, tu la senti? E, e madonna, stava sta cazzo di zanzara stanotte, raga, che non, madonna, ha fatto il peggio concerto vicino al mio orecchio. A una certa, ho aspettato che mi si avvicinasse all'orecchio per darmi uno schiaffo tremendo sull'orecchio e ucciderla. Però alla fine ci sono riuscita a ucciderla, e quello è l'importante. Mi scusi signore, permesso? Uh, tante Tantissime Facciamo così dai Qualità più per le orecchie <ride> Sì mi è costato Veramente la mia manata in faccia Però è stato worth Lo rifarei altre cento volte Allora a te A te taccidessi. Vai giù non lo so, voglio andare a fare il demonetorio Non ci sta la bet per Havel, vero? Trucchetto da speedrunner. Che cosa? Scusami, tu tu, tu. tu No! E qua. Ok. Andiamo su. Ho finito la stamina. Ho rifinito la stamina. Ok. Mettiamoci la la. la, 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 la.

Non io quanto danno ti faccio una palla di fuoco di preciso eh, La senti la palla La ritorno su Se cambio arma toglie il buff E eh, vabbè sono un po' stronzetto eh Laga No, please. Non la sapevo sta cosa, per, per davvero. Oh, oddio, sto staggerato. La palla staggera. Da was easy, vittoria! Yay! <ride> fuoco sulle palle, la palla di fuoco sulle palle l'ha ucciso. Eh, i debiti vanno sempre ripagati, sì, signori mod. Siete pronti per lui, ragazzi? Colui che guarda il sole, che lo loda. Quando si bella mammavi Non mi sembri vuoto. Al contrario, no! Ora che non so. Sono giunto in questa grande terra, la pari di Lord Queen, per cercare un mio sole. Posso essere io il tuo sole? Lo trovi strano? Beh, dovresti. Non c'è bisogno di nascondere la tua reazione, tanto mi guardano sempre male. Ha, ha, ha. Oh ah ah, allora non ti ho spaventato. Ho una proposta. Se hai un momento, sì, ho tutto quello che vuoi. Per come la vedo, i nostri destini sono intrecciati. In una terra colma di esseri vuoi in una terra che si tratti sul serio di una semplice personalità, c'è ragione. Allora, che ne dici? Perché non aiutarci a vicenda in questo viaggio solitario? Yes. Ci riempi di gioia. Bene, prendi questo. Pietra bianca. Ci troviamo circondati da strani esseri in una strana terra. Il flusso dello, del tempo stesso è contorto con eroi vecchi di secoli che, che vanno e vengono. La stessa trama vacilla, le relazioni mutano e si oscurano. Non possiamo sapere per quanto tempo il tuo mondo e il mio resteranno in contatto, ma usa questo per convocarci a vicenda come sarà attraverso i scorci tra i mondi. E, e collaborare allegramente. Naturalmente non siamo gli unici impegnati in tutto questo, ma io sono un guerriero del sole potrei individuare, individuare facilmente il mio segno della sua aura brillante. Dovresti essere cieco per non vederlo. <ride> È una forza straordinaria come se solo potessi essere altrettanto incandescente. Una cosa, una ok, va bene. Mi ripeto tutta la cosa che avevo saltato: Pietra bianca, oggetto per modalità online. Lascia il segno di convocazione: Fate convocare in un altro mondo in forma di fantasma attraverso, attraverso il tuo segno. Sconfiggi il boss della zona per acquisire umanità. Gli esseri vuoti non possono convocare allora Londra. Lo scorrere del tempo è distorto. La pietra bianca permette ai non morti di aiutarsi a vicenda. Non sapevo che effettivamente questa cosa del tempo contorto partisse anche da Dark Souls 1. Non, non la sapevo allora mi ha detto leggere il documento su Soler dov'è Soler? funziona F3 qua per cercare no trova Soler Soler di Assore ecco di Soler è dei dialoghi più importanti e discussi della storia dei Souls e che significa la sua linea di dialogo più importante? Il flusso del tempo è contorto, con i veri vecchi di secoli che vanno e vengono. The flow of time is self-convoluted, with years, centuries old, facing in and out. Spaventosamente errata de della definizione del tema, causando per anni confusione della community occidentale. La definizione corretta del tempo di Rodan è che è stagnante. Così viene descritto nell'originale giapponese. Per comprendere il vero significato di quest'altra parola, bisogna fare tantissimi passi indietro. Prima della fiamma che si attua la una fiamma che si è accesa nel mon mondo di deviare De De... la luce e il tempo. Che cazzo significa la luce e il tempo? No Vai lascia stare che io ho i mod migliori del mondo perché pur di farmi capire appieno la lore di Dark Souls si sono messe e mi hanno fatto dei plichi. Per farmela capire, ma su queste qua sono cose che, se poi mi daranno effettivamente il permesso, pubblicherò anche sul server Discord perché sono fatte di Cristo. E Mi sale il male a tenermele per me delle cer certe cose, perché so che comunque le, le lordis source non sono proprio diciamo facili da comprendere. Quindi se riesco a dare una mano con piacere, cioè, ma ancora eh sì, appunto, sono fatte di Cristo. Bisogna fare tantissima strada prima della fiamma che si accendesse il mondo e il via alla luce. La luce è tempo. Quello che sappiamo è che la fiamma sta per spegnersi, ma sappiamo anche che non è il fuoco che, che tutti noi conosciamo, bensì né è di tipo magico, non seguendo le leggi della fisica del fuoco che conosciamo noi. Quando la fiamma comincia a spegnersi in Dark Souls, la sua luce diminuisce, l'oscurità si propaga come un'onda d'urto intorno al suo epicentro, nonché la terra degli antichi Lord Rordran dove noi siamo venuti in pellegrinaggio, portando il tempo a fermarsi sempre più, si te. De... Ah, ecco perché Soler ci riferisce che questa è la... è la terra strana dove il tempo è stagnante, mentre Regni come Thorondur, la storia, Vinheim, Karim e eventuali altri si buiscono nel normale flusso del tempo. Tuttavia la fiamma non è ancora spenta del tutto, è del tempo che cerca di ri... Ri... riassestarsi quanto più possibile costantemente. Sì, Bayo, guarda, fino adesso li ho giocati anche io così i Souls, tant'è che poi mi sono detta, cioè io ci ho giocato tanto, ma alla fin fine di lore non so nulla, quindi facciamo sti cazzo di lore through, cerchiamo di capirci qualcosa, tant'è che ho già fatto quello di Bloodborne, lore stupenda, anche lì mi hanno fatto il plico il mod, quindi non lo so se sei interessato qua, abbiamo praticamente appena iniziato, però sta cosa che il tempo, sui sorso, è praticamente collegato alla luce in sé, non la sapevo, porca puttana, già questa ti apre una via indescrivibile. Bellissimo, datemi un secondo che mi abbeverò, bevete anche voi perché altrimenti sono mazzate per tutti quanti, datemi un secondo, eh. Esatto, Danny. E... Sì, no, non l'ho letto perché non li avevo presi Quindi mi sembrava abbastanza stronzo Andarli a leggere Poi li leggiamo con calma Per adesso continuiamo un po' A ah, qua non ci posso andare Cazzo, quindi questo significa che io saranno Mi devo fare il demone capra Come <ride> inclinato l'hai raccolta E cozza bene con quello che hai appena letto best host no ma è proprio signor yor benvenuto come stai? le filosofie occidentali not yet siamo ai metodi di markish perché c'è un metodo per fare il demone capra io ero prendi corri dritta per le scale poi vediamo allora qual è allora globo inclinato incrina Globo inclinato... Globo inclinato occhio rosso. I non possono usare questo oggetto. Che è privo di umanità, non è in grado di invadere il mondo di qualcun altro. Ma di fatto, non si tratta di un mondo diverso a livello di dimensioni, e bensì di tempo. Ci si può interrogare su perché sia inclinato e con quale criterio ne fanno utilizzi gli spettri oscuri di KT Che non so chi cazzo siano. Ah, Yor, prima ti sei perso. Ma Pinetian, ciao, come stai? Benvenuto? dei Ok, poi me, la, poi me la spiegate, Yor. Prima ti sei perso la hit phrase per eccellenza. Allora ti do un, 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 un piccolo background. Praticamente stavo minacciando il signor Sly e il signor Cecio in chat. Ha scritto: Va bene, mi metto a pegola davanti a tutta questa mascolinità. Arche, ragà, ti dico anche a te la hit phrase. Che potresti dire se qualcuno mai ti dirà questa cosa. <coughs> Bella per me, mia pecorella. Tut tutto, tutto per voi. Guarda, beh, copyright free. Usatela come... come volete. Ma come lac. Ma come lac. Non tutti conoscono... E esatto. E io sono una di quelli. Ma come f Ma a funziona. Bella. Il belare, non bella. Ok, è andato. Ok, ci siamo. Posso, posso tornare a giocare? Va tutto? Ci siamo? Let's go. Ma devo tagliare anche la coda al draghetto, raga? E eh, niente, mi ha preso. Cioè, mi serve a livello di lore prendere la. No, allora. Vabbè, qualcuno gliela l'ha spiegata a Luisius. Perché io sono... faccio schifo a spiegare le cose. Puoi farlo anche dopo. Il marching genio non si muove. Taglia la coda, dai. Ma quando dite queste cose mi viene sempre in mente Kiro. Chissà cosa sto facendo. Facciamo una girina per Kiro. Facciamo un minutino di silenzio per Kiro. Comunque devi fare il 100%. Non so, sai mica cosa ti serve, quindi vale la pena fare tutto. Lo so che non è morto, però non è nemmeno qui tra noi. Eh, perché se devo tagliare la coda a sto stronzo, non da a comprare l'arco. Dov'è la mia la mia ascia? Ha. Ascia su chiappa. Mentechilo vuol dire che pure lui fa il mocher con dai. Sì sì no, lo fa. Non ti preoccupare. Guarda che abbiamo iniziato proprio stessa settimana a streamare, quindi non ti preoccupare. Dai, rifallo se le fa. L'ha rifatto. Dai rifallo se hai le palle Scommetto che non c'ha le palle Eh? Ok mi, mi curo perché altrimenti qua i ratti Mi fanno, mi fanno... Ho, finito, ho finito le palle Gli utilizzi le palle di fuoco? Davvero? Ci sta mia madre che sta parlando esattamente fuori la mia finestra Quindi se sentite roba sapete e eh dai, cadi, per favore, te lo chiedo. Non mi avvelena, però. Salve, signora. Ne vuoi parlare un po', Pinatia? Magari ti, ti sfoglio un attimo. Lightfreeze non ho capito quel che hai detto. So. Ah, scusa, devi dire... Allora, il, il, la backstory ce l'hai con cecio che dice che si mette a Pecora davanti la mia virilità? Ce l'hai fino, fino a quel punto? Ok, quando qualcuno ti dice quella cosa, tu digli Bella per me, mia Pecorella Ma perché... Ma raga, io mi sto iniziando a preoccupare che in questa chat tutti sono legati a tutti, eh Voglio provare una stratta anche con questo. Allora? A signore? A signore? A signore? Ehi! Hey, I'm here! Ehi, hey, listen! Listen! Ehi, hey, listen! Ehi! Hey, hey, Ehi, listen! Ok, ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Oh, cazzo, sta dietro di me! Che fa? Cade? Ci vieni? Dai ti prego, no, non dirmi che non cade qua. No, ti prego. No! Eh... Stavo salendo a prenderla, signore! Cazzo! Si dice sia per i monelli e le monelle che fuggono di casa. Toc toc chi è? Chi è? Uh, 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 mi sono inculata la stratta Non pensavo, ci ha messo troppo tempo a buttarsi uh, Wait. <ride> uh, allora Ok, bravo, attacca Bravo, bravo, così ti voglio, attacca Rolla via! Vieni qua! Bravo, seguimi. Così ti voglio, incazzato nero. Come una faina. Oh cazzo, sta qua, sta qua, sta qua. Sta qua. Segui, 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 seguimi, seguimi, seguimi. Cosa ti sei stancato? Ah, sta, sta lì. Non, non riesci a passare qua, sei così ciotto. Dai che ce la fai, dai! Dai che ci sei quasi. Ok, bravo. Bravissimo. Bravissimo. Guarda, sono tanto fiera di te, dai. Dai, vieni. Oh cazzo! Ci passa questa porta? Yes, ok. Perfetto, perfetto. No, nah, devi salire. Dai.

Ah, vedete che ci sono altri modi per uccidere i cavalieri neri E non soltanto il pain uh, Supremo Esatto 50-50 Peccato che non mi ha droppato lo spadone Ah cazzo è vero voi rispawnate perché stiamo giocando a Dark Souls Mi ero scordata di sta cosa Cadi O muori O uguale perciò c'è il cavaliere con la labarda nel giardino la dice oscura. Il giardino con la labarda Lo fai a perri fino a quando non, non cade Tre anni che te ne servono senza saccerare un milione stran. Vai! Vai! Vai giù! Primo sorcio! Gna, brutto topino. Cattivo topino. Cattivo topino. Letteralmente salti in quel punto in cui cadi e correndo. No? Un ah, si, sì, l'ho visto. Non mi ricordo da chi una volta. Però praticamente quello è un salto che tu fai, però poi devi usare l'osso del ritorno, vero? O ricordo male. Vabbè, andiamo a prendere. Stava tipo un anello che proteggeva il. Non per forza. Però è quello che devi saltare tipo in un punticello strano vicino a un muro. O mi ricordo male io. What? Ma qui non c'era un anello che. Oh, no, raga, davvero c'era solo lui qua sopra. Capisco. Vabbè. Che, che facciamo? Facciamo la stratta pazzerella. Ce la tiriamo dritto per dritto prima che chiudono roba? Non mi ricordo quale. Mi ricordavo un anello là sopra. La classe non è acqua ma vodka alla fragola Non si schippa nulla Va bene Va bene Dillo che siete qua per, per Vedermi soffrire e basta Ma effettivamente io c'ho il fuoco qualcosa è debole a fuoco Non ti mai più A toccarmi in vita tua Ah non era l'affondo da due quello vabbè. Oh, ma sei fuori Un pochino ci volevo credere, dai. Non, non, non lo nego. Da! Calcio! Colpo... Ascia, colpo, ascia, colpo, ascia, colpo, ascia. Colpo, ascia. Ma la vera domanda? No, 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 no. C cosa, cosa potrei mai fare?

Levati dai maroni, mannaggia, chi dico io? Eh dai, ma se ci devo morire perché quello stronzo si è preso tutto Oh cazzo, cazzo Uffede Dai, per quanto poco Cioè, io so stavo per morirci perché quello stronzo si è messo sulla scala. Che palle. Grazie. Ma adesso sottopormi la cosa più orrenda che un consulente possa subire. Che, che, che cosa? Che, che devi fare, signor Yor, domani? No, no, se si arriva di Sky il cinghialozzo, ma non mi sembra. È morto il cinghiale? Oh oh, oh yay! Yeah. Via! Mi dispiace, signor Yorne, le sarò molto vicina con lo spirito. Ma che poi sti cosi funzionano effettivamente? Io so che cioè, le aziende solitamente le fanno fare, ma... Spiritualmente sì. Ora ti tocca indossarlo, per forza. Oggi oh, è difficile, però. Oh, nah, Sei una persona da con cui non parli da tempo, che sia per scelta tua o meno, non te ne frega il cazzo. In che senso l'elmo con la descrizione sbagliata? Scusami. Veramente io più sto andando avanti e più sto imparando a fregarmene di molte cose, non c'ho proprio più lo sbattiro, farmi rodere il fegato su queste cose. Testa mozzata di un cinghiale zannuto corazzato, presa da colui che l'ha ucciso come prova della vittoria. Proprio come direi fece con la testa di drago. Può essere messa in testa, è stata come inaspettato per te di prima di attacca usando le zanne. Ah, non puoi farlo? Ma uh, morto nel complicare le scadenze lavorazioni sicuramente, senza contare che fanno... Sono come se non... Ah. Eh. Immaginavo allora. Forse era una cosa che inizialmente volevano mettere, però poi hanno detto no, no, no non ci abbiamo lo sbatti. Tesco con alcune anime residue, lanciato in... Lan in franto, sparge le anime per attrarre certi tipi di nemici. Le anime sono... devi vita i non morti... Affamati sono attaccati al loro potere, non è efficace contro tutti i nemici. Quindi pure quel cinghiale in realtà è non morto. Sì, ma, ma cioè raga, su molte cose... Cioè veramente... Io non lo nego, io sono una di quelle che si... purtroppo si rode il fegato su molte cose inutili. Uh, er cioè è, dico ero, però in realtà su alcune cose lo faccio ancora. Proprio veramente, pure sulle più minime minchiate mi incazzavo, ma mi ci incazzavo brutto, oppure ci rimanevo male. E quindi niente, sto finalmente imparando a lasciare andare un po' di cose. O comunque se me la prendo non, non ci penso nemmeno più, me la son presa, è successa la cazzata e chi c'ha più lo sbatte di incazzarci. Ma come cazzo ti sei permesso a buttarmi giù? Scusami. Esatto. Mm. Poi mi spieghi come mi hai preso da dietro, ah? Eh. Mandami una lettera, un fax quello che vuoi. Esatto. Salgo la scala. Ci sta un palo qua vicino. Non mi ricordo dove mi porta la scala. Sapete? State of play è annunciato per domani alle 23. Ma domani C'ho la run con Kiro. Vabbè, do domani dico a Kiro. Che per le 10 e mezza stacchiamo perché non me lo voglio. Me lo voglio perdere. Grazie mille per, uh, per la notizia. Sì, perché comunque già ieri a, come hai detto ieri, cioè praticamente già avevano detto che ci sarebbe stato uno state of play. Però non pensavano lo mettessero lo stesso giorno nel Nintendo Direct. Tutti i Indere i giochi di terza parte. No, non penso, penso che sarà Microsoft ad annunciare quel gioco, il gioco che non può essere nominato. Altri 30 minuti di Spider-Man 2. Ma scusa, ma perché io rischio la vita ogni volta quando posso semplicemente buttare palle di fuoco addosso alla gente? Perché non li fa niente di danno, capisco. Ah, mi, se mi segue davvero qua sto bastardo? E eh dai, però. Guardate che, che cosa mi tocca fare per colpa di sto gioco. Ok, sono scampata alla morte. E mi posso andare a prendere anche il drop, tanto non penso che lui salga le scale. Un merdone i baller come gli ha Sì, ma c'ho tantissime anime che non mi va di perdere. Cazzo, lui sale le scale, raga. Allora andiamo a prendere prima il falò, poi ci torniamo da questo. Vamo così, dai. Non mi voglio rischiare le anime. Beh, no, no, non ce la faccio a fa, Perry. Ha detto che ci saranno delle sorprese domani. Vabbè, grazie a cazzo che ci saranno le sorprese. Altrimenti, che lo fanno a fare lo state of play? Scusi, permesso. Grazie, gentilissimo. Allora, non fate quello che sto facendo io. Perché? Sì, sì, ma è, è per il bella pecorella mia. Ma è una cosa che ho sempre fatto. Vabbè, andiamo a recuperare le anime. Per questo ci sono andata a cazzo duro. Perché è una cosa che faccio sempre. Eh, se eh, sì... Potresti prendere il faro dall'altare del sole. Eh, sì. Il è che adesso mi tocca essere ipercauta su tutto, perché ho quasi 10.000 anime là. Ehi, qua, dai! Guarda che mi ha dato la schiena giusto per betarmi lo stronzo. Sì, sì, no, ce le riprendiamo le anime. Vieni qua, vieni. Ma che salto ha fatto quel sorcio? Aia. Fai il bravo, fai il bravo topino, per favore. Raga, ma sapete che prima stavo parlando col signor Cecio stavo un po' in chiamata. Ma sapete, mi sta venendo quasi quasi... La pulce all'orecchio di fare il cosplay di Bocci Rock tanto, tanto per... Così quando esco ho anche la scusa per non parlare alla gente uh, Cioè è un anime veramente tanto carino Te lo consiglio Sly <ride> Er sorcio Vabbè, tanto. Tanto il cazzo, tanto il cazzo! Lasciatevi stare, sono solo una povera piromane qua. Quando, quando, quando... Me lo locchi per favore, ce la fai? Quanto non danno ti faccio con la palla? Madonna, mi faccio un cazzo! Bocci b o c c h i The rock come bocci la roccia letteralmente Esatto Danny Mamma mia quanto sarebbe carino fare il suo cosplay Non so forse ci metto anche la donation goal Tanto costa una cinquantina di euro, il cosplay completo, eh, di parrucca, tutto quanto. Così se vi va di darmi una manina. L'hai visto chitarino con parrucca rosa. Ma lo sai che non è una brutta idea. Mi sa che ce l'ho anche. Se non ce l'ho io ce l'ho il signor Carboniglio, la, la chitarra di chitarino. Anche tu vai per i capelli rosa, Danny? No 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 Non lo so, però secondo me Kink si può, si può definire Fetish no, però Kink, si, sì. non lo so, bella, bella domanda. Marti ho passato tutto il tempo libero dello scorso. Aspetta, ti leggo subito oh, i signor Yor, un secondo, eh. Un secondo che mi salvo il culo. Che cazzo ci sta che mi sta Ah, ma stava salendo ciccio, dai? Oh, cazzo, questo non doveva accadere! E quello non è morto. Ma <ride> cazzo è volato? No, mi sa che fetish sono due cose... sono due cose diverse, sai? Giocare in modo... Minchia! Ma avevi il tempo libero da lavoro, sì. Eh sì, sono i miei più forti di tutto il gioco perché stanno sempre in gruppo. Pecoroni. Oh, questo qua era incazzato. Beh, effettivamente è vero. è il primo a cui dobbiamo fare il culo giri la visuale per favore grazie a lui abbiamoci di palla da fuoco che poi sono proprio veloci cioè Non ci passiamo entrambi, è troppo ciotto E eh vabbè E niente Ah Ti ha fatto male questa Che stai giocando? E bello sto giocando Dark Souls Più nello specifico stiamo facendo il Lord Thru Comunque Buonasera, come stai? Benvenuto Togli quello scudo. Ho detto togli quello scudo. Quando ti danno un ordine, devi obbedire. E non uccidermi, però, eh. Ah, ho finito le fiaschette. E... Scusatemi, raga. Ho 10.000 anime che stai lì. Ok, as for now. Mm -hmm, non ti preoccupare. Tu hai già giocato a qualche solo oppure in caso già sai loro o simili? Allora io direi di andare da Andrew a questo punto e poi sbloccare tutto quanto, che dite? Ok, cioè abbiamo veramente tanti anime addosso. Chi che dice il contrario ha ragione, eh. Ci sta. Guarda, nemmeno io sul nulla abbiamo praticamente appena iniziato. Quindi se sei interessato. Ok, il falò è stato acceso. Avanziamo di livello. Mm, mi serve anche volontà per gli slot. Ah, sci dai. A posto, Ragazzuoli, eh Però no, non ti servono tre slot se non ci puoi mettere nulla. Eh, lo so. <ride> Hai visto? Sono emozioni che so che ti mancavano. Mirak. Ciampino. Come stai? Benvenuto. Stavo, guarda, sei arrivato nel momento stesso in cui stavo per staccare, cioè sei stato di una precisione veramente indescrivibile. Gioca a Death Space, mood Horror, bello, piace tanto anche a me Death Space. Facciamo così, ragazzuoli. Noi... Io per stasera stacco qua perché è tardissimo. No, dai, black. Scusami, è, ta è tardi. Non mi tocca staccare anche perché sto iniziando a sentire il sonno, più che altro. E poi mi sono. Non ti preoccupare. Allora, facciamo così, va bene, Giampino. Grazie per esserci stato anche se per poco. Scuola? No, se ho finito la scuola saranno quasi dieci anni ormai. E sono proprio io che vado relativamente presto a dormire. Ah, sì, oh, vabbè, sì, ok. Dai, ragazzi, allora facciamo così. Io vi rimando al signor Gaust che ha quasi finito Elden Ring, penso. Comunque sta a un buon punto. Sta facendo una primissima run di Elden Ring. Andate a dargli veramente un, un grandissimo saluto. E detto ciò, eh, ci becchiamo domani sera, anche noi con il The Ring, con la RAN col signor Kiro. Quindi, grazie mille per esserci stati, grazie mille a tutti i nuovi follower. Ci manca pochissimo per superare anche gli 860. Quindi, grazie mille. Ma figurati, siamo qua per conoscerci tutti quanti. E quindi grazie mille per esserci stati e ci vediamo domani sera alle 8 domani sera, non mi anzi no domani alle 8 meno un quarto, non mi scorderò, facciamo un po' di just chatting prima e poi ci buttiamo nell'interregno. Quindi grazie mille di nuovo ragazzi e un bacione a tutti voi, buonanotte, bye!